Allora, scusate il ritardo, è passato un sacco di tempo, il motivo è che mi sono dovuto preparare per il caso di Alice Neri che è davvero tosto, in pratica cose davvero moltissimo materiale. Adesso incominciamo, come sempre, vabbè, prima voglio fare ringraziamenti, devo farne a Elena che mi ha seguito tantissimo in questo caso. Fotoripetore di Elena, materiale, abbiamo discusso di tutte le varie teorie, eccetera. Un ringraziamento ovviamente anche a Maddalena, che io per mia colpa ho consultato un po' meno, anche perché lei è molto sul caso di Alice ancora. Comunque, quelle poche volte che le ho chiesto di trovare qualcosa che io e Elena non riuscivamo a trovare, le ha trovate in modo istantaneo. Fra l'altro, vi faccio vedere una nuova foto di Maddalena con la nuova, nel new entry in famiglia. Questa qui non è Maverick, anche se è della stessa razza, è invece Elettra. Stessa razza, anche questo cane, questa bella cagnolina si sta addestrando per riuscire a trovare le persone. Quindi, tra l'altro, Maddalena ha avuto la possibilità di incontrare, guarda, vediamo un po' se la riconoscete, Bebe, la magica Bebe, cioè magica, persona molto nota, e fra l'altro Maddalena, che era conosciuta di persona, questa campionessa paralimpica, ha potuto verificare che è fantastica anche e soprattutto di persona. Terminati i ringraziamenti, adesso facciamo un riassunto un po' di quel poco di certo che si sa della vicenda e poi approfondiamo tutti i possibili dettagli, ipotesi, testimonianze, eccetera, eccetera. Allora, la vicenda, da notare che rispetto ad altri casi, qui non si svolge tutta in una città come Trieste per Liliana. Qui ci sono tante frazioni della pianura padana, del Modenese, e una persona protagonista della vicenda abita qui, l'altra lì, c'è Ravarino, c'è Concordia sulla Secchia dove succede qualcosa, una gran parte della vicenda, c'è Fossa, c'è Vallalta, poi li vedremo mano a mano. Comunque anche questa è un po' una piccola complicazione, poi vi farò vedere anche una mappa di tutte queste località, le distanze tra di loro, le persone che sono qui o lì, o quello che accade qui o lì. La protagonista quindi più che il luogo ovviamente è la persona, Alice Neri. Alice Neri è sposata con Nicolas, ha una figlia di 4 anni e ha di particolare di lavorare in una fabbrica, la UAM, che si occupa di verniciatura di componenti che poi vengono usati da altre aziende, ma la cosa particolare è che Alice è l'unica donna di tutta la fabbrica. Questo fatto ha attirato l'attenzione di molti e in effetti sì, attira un po' anche la mia perché di per sé è normale, no, che una donna possa lavorare anche con uomini, visto che non siamo nell'Afghanistan dei talebani. Ma una cosa è lavorare con qualche uomo assieme, poi anche altre donne, eccetera. L'altra cosa è proprio essere l'unica donna di tutto l'edificio. Che questo fatto, secondo me, ha creato una sindrome disfunzionale di gruppo. In pratica potrebbe essere nata un po' una moda quasi, un trend di tutti questi uomini della fabbrica a corteggiare in modo diverso, alcuni in modo molto garbato, l'unica donna del gruppo, capito? È una mia ipotesi. Comunque, come vedremo, finora siamo a 4 uomini di quella fabbrica che hanno mostrato interesse in un modo o nell'altro per Alice. Incominciamo a raccontare la storia. Beh, giovedì 17 novembre. Una giornata molto pienotta per Alice, per ora saltiamo la mattina presto perché anche lì sembra che abbia fatto cose, abbia incontrato qualche amico, ma ci occupiamo del lavoro. Lei va al lavoro, all'uscita del lavoro incontra un uomo e poi un altro ancora di sera più tardi. Ora, di questo incontro che avviene, il primo incontro verso le 17, accade a San Prospero e c'è al bar Ariete. Qui incontra un Muhammad che però non è il Muhammad Galul di cui si parlerà molto, è un Muhammad diverso, non ci hanno detto il cognome, quasi tutti i nomi sono nascosti, bisogna dirlo subito, le voci alterate, tutti quelli della fabbrica sono generici colleghi, i testimoni a sala giochi sono sconosciuti, cioè un bell'ambientino, diciamo, tutto tramite vetri offuscati o addirittura deformanti, per cui una complicazione in più ci sarà nel parlare di questo caso. Questo Muhammad chi è? In pratica non sappiamo mai niente di lui, però abbiamo capito che era uno che voleva andare a lavorare nella UAM, alla UAM, ancora non ci lavorava e probabilmente ha voluto incontrarsi con Alice, che ci lavorava da luglio, per sapere un po'
come si sta lì, insomma, gli orari di lavoro, sia duro o non duro, quanto ti danno di soldi, eccetera, eccetera. Si può supporre questo. Non è però questo l'appuntamento più interessante della giornata per Alice. Lei torna un attimo a casa, da quel che sembra non si cambia però, e dopo un po' esce di nuovo. E ha un altro appuntamento, questa volta a Concordia sulla Secchia, il primo invece era a San Prospero. Qua vi faccio vedere una cartina, ma non leggete le scritte sulla destra perché ve le spiego dopo con calma. Qui vediamo che alla lettera A c'è Concordia sulla Secchia, alla F c'è San Prospero dove è stato il primo appuntamento. Nella A invece, Concordia sulla Secchia, allo Smart Café, c'è il secondo e lunghissimo appuntamento con Marco, collega di Alice. Questo appuntamento dura uno sfracello, in pratica incomincia verso le 20, sembra che arrivi prima Alice e dopo poco, 10 minuti, arriva anche Marco. All'inizio stanno nella zona dei tavolini, cioè la zona interna del bar. Poi quando chiude il bar, e qui devo dire non sono così sicuro degli orari perché ci sono voci un po' discordanti, comunque insomma si narra che quando chiude il bar loro si trasferiscono nella zona dei tavolini all'aperto. Non è ben chiaro quanto stiano lì, anche perché fa freddo, sono praticamente le 3 di notte circa, e non è molto realistico che siano lì, che stiano lì per un'ora, mezz'ora, quello che è, al freddo fermi. Sembra difatti che a un certo punto si appartino in una zona del cortile barra parcheggio della zona bar caffè, Smart Café, e poi anche sala giochi attigua. Non si sa bene quanto dura questo appartarsi, probabilmente mezz'ora, ma non è molto chiaro. Poi, voci, testimonianza di Marco, ci dice che verso le 3.30 decide di andarsene. Saluta Alice e fa per andarsene. Qua c'è un piccolo contrattempo che trova un uomo seduto sul cofano, appoggiato al cofano della sua macchina, uno sconosciuto, c'è una piccola discussione, comunque nulla di grave. Poi si supporrà che quell'uomo sia Mohamed Galul. Comunque Marco prende la macchina e esce. Dopodiché sembrerebbe, perché è quasi sicuro, ma c'è qualche dubbio sulla dinamica, su come sia accaduto, che Mohamed Galul finisca per andare nella macchina di Alice. E di lì a poco, 10 minuti di differenza tra l'uscita di Marco e quella di Alice, esce anche la macchina di Alice. Da notare che, prima di questa uscita dal Smart Café, testimoniata da una telecamera, viene disattivata la geolocalizzazione sul cellulare di Alice. Per cui in realtà non sappiamo esattamente tutti gli spostamenti metro per metro della macchina, anche se in televisione hanno cercato di ricostruirli sulla base di telecamere che qua e là inquadravano la macchina di Alice. C'è qualche dubbio però quando tu vedi solo il punto A, B e C, cosa succede tra A, B e B, C, anche perché in alcuni casi il tempo monitorato era molto maggiore di quello previsto se fossero andati, capito, senza intoppi, senza deviare, senza fermarsi. Quindi il percorso fatto dopo essere usciti non è proprio sicuro. Ci sono dei punti dove ci sono telecamere, di un caseificio, ce n'è una in via Mazzalupi, un'altra di un'azienda, che ci danno un po' l'idea di come si è mosso. Da notare che questo muoversi della macchina di Alice, c'è una fase curiosa, beh, tutto va verso Vallalta, che è dove abita Mohamed, e ci va due volte, ci va una prima volta, poi torna indietro, poi ritorna verso Vallalta. In questi scambi, in questo andare su e giù, c'è un momento in cui la macchina va in via Forella e si direbbe, perché non c'è una telecamera in quel punto esatto, che si fermi vicino al torrente Sabbioncello, adesso non me li ricordo tutti i nomi, abbiate pazienza, e rimane lì ferma un'ora. E un'ora è tanto, e ci si chiede cosa è accaduto in quell'ora. Poi comunque la macchina ritorna a girare, ritorna ad andare verso Vallalta, poi vi faccio vedere anche, qui vi faccio vedere, vedete, qua A è lo Smart Café, vabbè, B è la telecamera di un caseificio, C è Vallalta, questa D, la lettera D, è una telecamera di una casa privata che sembra inquadrare la macchina, in effetti, via Mazzalupi è questa che va in giù, verso sud-est. Non fa però, si suppone, tutto via Mazzalupi, ma a un certo punto dovrebbe prendere via Dugale II, anche se non c'è una telecamera lì a confermarlo, per poi arrivare nel punto E, circondato da questo cerchietto rosso, dove la macchina verrà abbandonata e bruciata, si presume poco prima delle 7 del mattino. Ci sono altre mille cose da dire, ovviamente, e anche di arricchire questo percorso. Questa è più o meno la sintesi.
di quello che è successo quel giorno e che possiamo essere abbastanza sicuri che sia accaduto. Allora, adesso devo fare un capitolo che può sembrare avulso dalla storia, e in effetti non è che sia legato solo al caso di Alice, mi è venuto in mente durante il caso di Liliana. Poteva andare bene anche per il caso di Yara e per molti altri. Solo che mi sono reso conto, e proprio nel caso di Liliana, che è assolutamente urgente farlo, cioè sfoltire un po' da tutte le testimonianze a capocchia che vengono fuori in tutti i casi, fare un po' di selezione, ma soprattutto di avere un po' di senso critico. Perché non tutte le testimonianze sono affidabili, ma sembra che alcuni non lo capiscano e tutto ciò che viene detto nel caso da chiunque diventa una parte integrante della storia, creando una grande confusione. Adesso, questo capitolo qua è tutto relativo, senza entrare nei dettagli di quale testimonianza specifica, è un discorso generale. Vi posso anche dire un piccolo retroscena di come mi è venuta l'idea di fare un capitolo specializzato su questo argomento. È successo qualche tempo fa, nei commenti sotto un mio video di Liliana, in cui c'era questo scambio di battute tra persone, appunto, che hanno commentato. Non mi ricordo i nomi, diciamo Tizio, Caio e Sempronio. Tizio dice: avete sentito? Pinco Pallino ha detto questo e questo. Pinco Pallino è uno dei protagonisti di quel caso. Caio risponde a questo commento di Tizio e dice: interessante, però bisogna vedere se è vero. A questo punto Sempronio risponde a Caio e dice: perché non dovrebbe essere vero? Perché dovrebbe mentire? Pacca sulla fronte, è assolutamente urgente fare questo discorso. Tenete conto che io non ho niente contro Sempronio, che fra le altre cose mi sembra che fosse una Sempronia, perché era una donna. Per me questa signora Sempronia è meravigliosa. È una persona buona, onesta, col cuore puro, la mente aperta, è un po' naif. Ha anche una grande fortuna, la signora Sempronia, di vivere in un mondo meraviglioso. Un mondo dove non c'è l'inganno, la menzogna, dove la gente non si sbaglia nemmeno, diciamolo pure, dove ci si può fidare di tutti. Un mondo splendido. Vorrei viverci io in quel mondo. Purtroppo io vivo nella realtà. Nella mia realtà non bisogna fidarsi di nessuno, nemmeno della madre. Perché io voglio tanto bene a mia mamma, adesso è scomparsa da un po' di anni, gli ho sempre voluto molto bene, però diciamo la verità, la mamma mi raccontava un sacco di balle, di tutti i tipi, ma sempre a fin di bene, e questo è un po' il problema. Ci sono molte ragioni per cui una persona si potrebbe convincere che è una cosa buona e giusta magari dire una certa bugia. Poi ci sono i mitomani e varie cose, ma a questo punto io voglio dare un grande credito a quella giusta domanda della signora Sempronia, perché mai uno dovrebbe mentire? In un caso di cronaca nera. Ok, adesso rispondiamo con un lunghissimo elenco. Incominciamo col dire che i casi di cui noi ci occupiamo sono quasi sempre casi, tra virgolette, insoluti, non so se ci avete fatto caso. Cioè, voglio dire, il caso del femminicidio classico, l'uomo che uccide, impazzisce, uccide la moglie e il giorno dopo l'ha già arrestato e ha confessato, quello di chi è che se ne occupa? Chi è che se ne occupa? Nessuno. È archiviato subito. Quei casi che vanno avanti per mesi e non ci si capisce niente perché tutto è strano, tutto è misterioso, li chiamiamo casi un po' insoluti. Nei casi insoluti tu non sai con certezza chi è il colpevole. Ora, in questo lungo elenco del motivo per cui questo testimone potrebbe mentire è perché potrebbe essere lui il colpevole. Tu non lo sai di sicuro. Non è che solo perché in TV ti dicono c'è un testimone che ha visto cose importanti, sai che non è il colpevole. In TV non lo sanno chi è il colpevole. Il colpevole dice sicuramente una bugia, non sono stato io. Ma non è detto che si limiti a quello. Ci sono due diversi tipi di colpevoli. C'è quello timido, che dice il meno possibile e poi si rifugia in qualche baule, in cantina e cerca di non farsi mai più vedere e sentire. Ma c'è anche un altro profilo, che è l'esatto opposto. Quello che, non essendo ancora sospettato direttamente, ne approfitta per parlare tanto, con i giornalisti in TV, con gli inquirenti magari, per diffondere delle voci e depistare le indagini, perché al colpevole conviene depistare le indagini, conviene quindi far credere che le cose sono andate in certo modo, magari per incolpare un'altra persona. Quindi quel testimone potrebbe perfino essere il colpevole, guarda un po', poi potrebbe essere il complice. Non tutti i delitti, soprattutto in quelli d'impeto, è raro che ci sia un complice in apparenza, però secondo me proprio il fatto che si parla di casi insoluti, che durano mesi e non si capisce niente, potrebbe esserci un complice ad aiutare il colpevole, perché, è una mia deduzione,
In un delitto di impeto non premeditato, non fatto da un professionista del crimine, è difficile che riesca a farla franca per mesi questo qua. Uccide in un rapto, non ha previsto niente, non sa dove mettere il cadavere, lascia tracce ovunque, è sconvolto. Viene preso subito, a meno che un complice non lo assista. Con la mente fredda del complice si nasconde il corpo, si puliscono le tracce, si inventa una storia da raccontare. Spesso, secondo me, c'è un complice nei casi che durano a lungo e sono complicati, perché c'è un aiuto esterno, diciamo. È una semplice ipotesi, comunque potrebbe anche essere un complice. Ma poi veniamo alla categoria più vasta e più controversa, gli amici e i perfidi amici degli amici. Qui ci sono obiezioni, no? In pratica non si crede molto all'idea che un amico del colpevole mentirebbe per aiutare un colpevole di omicidio, no? Il ragionamento che uno fa è: ma figurati, se un mio amico viene a dirmi che ha ammazzato una persona, io non è che lo proteggo, io vado a denunciarlo, non è più mio amico, gli tolgo l'amicizia, e non solo su Facebook. Ok, è vero, ma l'idea alla base è che il colpevole non va a raccontare agli amici che lui è colpevole, no? Lui è furbo, lui racconta agli amici che lui non è il colpevole, e avrà gioco facile in questo, perché sono amici, si conoscono da anni. E per ognuno, per ogni persona, è incredibile pensare che un proprio amico conosciuto da anni possa essere diventato un mostro assassino, perché c'è questa idea molto sbagliata che gli assassini sono persone speciali che vanno sempre in giro così, tutti i giorni picchiano la gente. No, è gente che ha ucciso una volta in tutta la sua vita, prima sempre bravi, gentili, simpatici, generosi, un giorno hanno un problema, una crisi emotiva di qualche tipo, un cedimento nell'autocontrollo e uccidono. Ma tutto questo molta gente non lo sa, e quindi quando l'amico che conosci da una vita ti dice ovviamente non sono stato io, ci credi completamente. A questo punto può succedere che venga chiesto un aiuto, e la logica è: si è messa male qua, per motivi sbagliatissimi, credono che sia stato io, hai sentito cosa hanno detto in TV, gli inquirenti mi hanno interrogato, qua io rischio di finire in carcere pur essendo innocente. Per semplici coincidenze, quella volta che sono tornato coperto di sangue stravolto, ma tu lo sai, mi piace il cibo a chilometro zero, i maiali me li macello io in cortile, cose di questo tipo. L'amico può essere venire convinto da questo. È una cosa giusta aiutare il mio amico che è innocente, innocente di sicuro, a non cadere in questo strano errore della giustizia, di mala giustizia, e quindi tira fuori testimonianza a capocchia per aiutarlo. C'è un'altra obiezione, lo so. L'altra obiezione è: ok, che magari questo amico del colpevole si fa convincere, bla 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 bla, ma non sarà che ha paura? Falsa testimonianza, ingannare la giustizia e i magistrati nel corso di indagini per omicidio, il rischio è enorme di finire in carcere. Qui il discorso è un po' complicato, perché dovrebbe essere così, nella pratica non è così. Non ci sono mai conseguenze, è molto grave questo, estremamente grave. Perché se non si pone un argine a questa deriva, si diffonderà sempre di più questa abitudine, che è diffusissima. Testimoni che raccontano storie inverosimili e non se ne preoccupano. In passato ho visto testimonianze assurde, di alcune molto rare, come vedremo, si è anche scoperto che non erano vere, ma non c'è stata nessuna conseguenza. È molto sbagliato, ma succede questo. Solo nel processo, durante il processo, dove c'è uno scrutinio maggiore, in effetti si rischia un po' alla fase testimonianza, si rischia, lo sa anche Berlusconi, le oggettine, il sospetto che lui l'avesse corrotto per dire il falso, e poi è stato un processo, è stato assolto, tutto bene. Ma voglio dire, durante il processo è vero, ma nelle stupidaggini delle ospitate televisive no. E poi c'è un altro aspetto che rende più tranquillo il testimone, che aiuta l'amico in difficoltà, sicuramente innocente. Molte di queste bugie sono a rischio zero. La più gettonata è: la vittima, il giorno prima di morire o poche ore prima di morire, mi ha raccontato questo. Vallo a dimostrare che è una bugia. La vittima è morta e non può smentire. Tu precisi che eri l'unica persona con lei, è impossibile dimostrarlo che sia falso. Quindi si può inventare tantissime di queste bugie, anche varianti, no? Oltre al discorso la vittima mi aveva detto che Tizio è bravissimo, Caio è cattivo, così si aiuta l'amico Tizio e si mette nei guai il cattivo Caio. Ma anche varianti del tipo: ho visto la vittima fare questo, c'era altra gente, no, solo io e la vittima. Ok, non si potrà mai verificare se è vero. E quindi comportamenti della vittima, cose che ha detto a lui o solo a lui la vittima, queste testimonianze sono a rischio zero e possono essere davvero tante. Qui, ultimo, questo elenco, che è solo l'elenco dei motivi per cui una persona potrebbe anche non dire la verità nel corso delle indagini,
Da notare che, fra l'altro, ho saltato a pie pari il discorso di chi in buona fede non ha visto la persona giusta, dei mitomani che hanno una voglia pazza di finire in televisione e si inventerebbero anche i dischi volanti pur di riuscire a finire sotto i riflettori. Di quelli non ne ho neanche parlato perché sono già conosciuti. Vi parlo di quelli più concreti e anche un po' più pericolosi perché proprio mentono deliberatamente per aiutare un amico in difficoltà. C'è un ulteriore capitolo, cioè punto di questa lunga serie di motivi che mi fa quasi paura parlarne perché è la cosa che sarà più difficile da credere. Noi, per nostro modo di ragionare, noi tutti, noi esseri umani, anche io che sono un essere umano, nonostante i capelli, abbiamo questa mentalità nella mente. Sentiamo dire una cosa da qualcuno, da Tizio. E magari possiamo avere il dubbio, chissà se è vero, ma quando, per esempio, Tizio dice Alice era ubriaca quel giorno, inventato di sana pianta, ma facciamo un esempio. Sembrava ubriaca quel giorno, siamo lì nel dubbio, magari crede che era ubriaca, magari non ha capito bene, magari non è vero, ma se poi viene fuori che anche Caio ha detto sì, mi sembrava proprio ubriaca, nella nostra mente c'è la certezza assoluta, era proprio ubriaca, oh, non è possibile che per caso due persone si sbaglino. Si sbaglino no, magari, ma Tizio e Caio non è che sono amici, perché a sto punto una cosa falsa può essere anche duplicata. Questi bugiardi possono avere un sacco di amici e quindi non è impossibile, anche se è più difficile da credere, che una stessa bugia venga portata avanti da più di una persona. Purtroppo, un grosso purtroppo, quando lo fanno l'effetto è devastante. Fiducia cieca e assoluta, se lo dice più di uno è vero, sono conferme. No, bisogna verificare i rapporti che ci sono tra queste persone. Se queste persone fanno parte di uno stesso gruppo di amici, non sono due differenti versioni, è lo stesso gruppo di amici che dice le solite cose con più voci, con più bocche. Ma c'è anche questa possibilità. Non basta nemmeno la conferma di una persona diversa, bisogna che siano proprio scollegati i due testimoni. Se sono collegati, un piccolo dubbio deve restare. L'ideale sarebbe ovviamente quello di poter riconoscere, magari in modo sicuro, queste testimonianze fasulle. Non c'è la possibilità di essere certi, però ci sono indizi. Ogni indizio è un piccolo pezzo di prova quasi della testimonianza fasulla. Uno da solo, come vedremo, non basta darci la certezza, ma quando una testimonianza ha tanti di questi indizi di sospetto, di testimonianza fasulla, dovremmo incominciare a dubitare di quella testimonianza. Adesso io vi dico queste caratteristiche che rendono più sospetta una testimonianza. Vedremo che nessuno di questi ne garantisce il carattere fasullo, ma ci sono dei motivi, vi spiego anche i motivi. Per esempio, una prima sfumatura è che il testimone, amico del colpevole, e non sa che è colpevole, bla 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 bla, ma che comunque aiuta l'amico, non aspetta che siano gli inquirenti a contattarlo, va lui a dare la notizia, la testimonianza. Ora è chiaro, no? È anche un ottimo esempio di come non è una prova. Ci sono bravi cittadini che vengono a sapere che c'è stato qualcosa, eccetera, hanno visto qualcosa e vanno a dare la testimonianza. Quindi sicuramente non è una prova sicura, ma diciamo che è molto raro che le testimonianze fasulle provengano dall'inquirente che va a sentire qualcuno. È sempre questa persona che dopo essersi messa d'accordo con l'amico ad aiutare, decide non ti preoccupare, domani vado io in questura a raccontare tutto, in procura quello che è. Un piccolo elemento. Poi, la tempestività. Un testimone onesto e sincero che vive in quei luoghi, in un caso mediatico, dove ci sono le televisioni che ne parlano e i giornali locali che di solito ne parlano anche qualche giorno prima con titoli grandi così, deve sapere che è accaduto quel fatto e si ricorda subito di aver visto qualcosa di fondamentale, quindi va subito. Non aspetta 3 settimane, 1 mese, 2 mesi, 1 anno, non ha senso questo. Invece, il ritardo quindi nel dare la testimonianza è un elemento di sospetto. Chi invece fa queste testimonianze deve essere prima contattato dall'amico, perché in pratica succede questo: il colpevole ammazza cose, mente, nasconde il corpo, fa tutte le cose che vuole e cerca da solo, diciamo, magari con l'aiuto del complice, di sfuggire ai sospetti. C'è una fase di decantazione in cui sta a vedere un po' che succede. Cosa fanno gli inquirenti, se lo interrogano di nuovo, se vogliono perquisirgli la casa, cosa dicono i media. A volte succede che si accorge che incominciano a puntare su di lui, magari anche solo i media.
A questo punto si preoccupa e pensa, qua si mette male, incominciano a capire che sono stato io. A questo punto capisce che l'unica cosa che può aiutare è una bella testimonianza difensiva di un amico, che può dire poche parole che lo salvano completamente, dandogli una specie di alibi, cose di questo tipo. Tutto questo però richiede tempo. Non è realistico che il colpevole uccida magari venerdì. E già sabato contatta l'amico per dirgli la menzogna. Deve anche lui metabolizzare quello che è successo, vedere un po' cosa succede nelle indagini, e passano alcune settimane. Quindi diciamo che il testimone che sbuca fuori con grande ritardo, è quello il problema. E grande ritardo intendo dire 3-4 settimane, un mese, 2 mesi, è una cosa enorme. E in tutti i giorni prima che facevi? Non ti sei accorto di quello di cui tutti parlano nel tuo paesino, nella località dove vivi? Tu ti ricordavi di aver visto queste cose enormi e non vai a raccontarle subito. È un elemento di sospetto, il ritardo nella testimonianza. E vi dico anche questo: c'è un rapporto, una specie di coefficiente con cui si dovrebbe moltiplicare questo ritardo. È tanto più scandaloso questo ritardo e poco credibile, quanto più è importante quello che ha visto il testimone. Perché, qui bisogna riconoscerlo, magari uno ha semplicemente incontrato la vittima quel giorno e gli ha detto ciao, è così. Non è una cosa rilevante, giusto? Per cui magari dice sì, ok, l'ho vista, ma chi se ne frega, non pensa che sia utile. Poi magari dopo 1 mese, 2 mesi scoprono che tutti a discutere, ma sarà uscita di casa, sarà stata viva quell'ora, a quel punto pensa, beh, oh, se c'è il dubbio vado a testimoniare, così va bene. Ma quando uno dal primo giorno vede qualcosa di fondamentale e si dimentica di dirlo per settimane, è molto strano questo. Quindi il ritardo nelle testimonianze importanti è un elemento di sospetto. Un'altra caratteristica che forse devo metterla in cima all'elenco, perché è la più importante di tutte come elemento di sospetto, è scoprire che il grande testimone che risolve tutto il caso, che ci dice cose decisive, è grande amico di uno dei sospettati. Quello sì, non bisogna proprio essere stupidi. Tu devi pensarci. Se Tizio dice ho visto tutto io, vi spiego tutto io, e poi scopri che Tizio è un grande amico di Caio, sospettato, e quello che dice Tizio salva Caio, beh, bisogna immaginare che non sia così sicuri, no? Che sia onesta. Il problema è che purtroppo non è così facile capire i rapporti di amicizia tra un testimone e uno dei sospettati, perché non li trovi. Gli inquirenti stessi hanno problemi a scoprirlo, perché non li trovi nei dati anagrafici, una cosa del tipo, vediamo se hanno lavorato insieme, se abitano insieme, eccetera. Due possono essere amici e non abitare vicini, non lavorare nello stesso luogo di lavoro. Non c'è, non lo trovi nei documenti. In quest'ottica sì, quando si può provare a indagare un po', magari sui social, quando si conosce il nome, perché abbiamo visto in questo caso, guarda che strano, i testimoni fondamentali non voglio farci sapere come si chiamano. A noi non cambia niente. Cambierebbe moltissimo invece per quelli del luogo, che possono sapere chi è che sta testimoniando la persona, che amici ha questa persona. Quindi diciamo che se comunque si scopre che il testimone è amico di qualcuno, eccetera, si è un po' più sospettosi, magari non è così sicura questa affermazione, questa testimonianza. Tenete conto che quel discorso del perché avrebbe motivo di mentire, no, della signora Sempronia, per me andrebbe bene solo in un caso, un bel testimone giapponese, e non parlo di un samurai, quelli moderni, vestiti all'occidentale, magari pure grandi uomini d'affari, che sono in Italia per una vacanza una settimana, vedono qualcosa del crimine e prima di tornare in Giappone fanno la testimonianza. In quel caso io posso essere piuttosto fiducioso, ma guardate che i testimoni che sbucano fuori in questi casi è sempre gente del luogo, gente che conosce la vittima, che conosce tutti i protagonisti, non è obiettiva per nulla, può avere un sacco di ragioni. Comunque, se si scopre che il testimone è grande amico della persona che sta aiutando con quella testimonianza, ovviamente questo è un enorme elemento di sospetto. Un altro elemento che non è decisivo, ma è comunque un ulteriore indizio, questa testimonianza è quasi sempre decisiva, cioè importante. E voi capite che non tutte le testimonianze sono importanti. C'è il testimone che può dire quel giorno ho visto magari Alice o comunque una qualunque vittima o Liliana e mi sembrava triste. Ok, buona sapersi, però che cosa sappiamo adesso? È cambiato qualcosa nel nostro modo di vedere il caso? Sappiamo chi è colpevole o un innocente? No,
Ci sono tantissime testimonianze così. Mi sembrava che andasse di fretta, era vestita in questo modo, in quest'altro. Non cambia niente. Ma il testimone che va apposta in questura per aiutare l'amico non dirà mai cose così banali. Va lì per modificare tutto e per dire cose importantissime e decisive. Poi vedremo degli esempi anche in questo caso. Ma in pratica deve essere una testimonianza tosta, grossa, importante, sulla quale poi costruiamo tutte le nostre teorie. Perché è sulla base di quello che noi sappiamo, di quel testimone, che le cose andate in un modo o nell'altro. C'è poi un altro punto che può sembrare molto simile a quello appena detto, no? Il punto è sempre testimonianze decisive e risolutive. In questo caso il punto è sempre testimonianze a senso unico. Qui ci si concentra più che sulla importanza della testimonianza, del fatto raccontato, su come ne escono i protagonisti. A senso unico vuol dire quello che dice questo testimone è tutto a favore di uno dei suoi spettacoli. Lo sta salvando. Dobbiamo avere un po' di sospetto, perché è una bella fortuna per il sospettato che questo testimone è sbucato fuori, magari dopo 3 mesi, a dire qualcosa di risolutivo. Anche qui è lo stesso discorso. Molte testimonianze non sono a senso unico. Dicono cose che non è che aiutano qualcuno. Lo rendono più innocente ai nostri occhi o lo rendono colpevole? Sono cose generiche. Ho visto che quel giorno, non so, Alice guidava un po' di fretta la macchina. E vabbè, che ne sappiamo cosa vuol dire questo. Quando invece tutto è incentrato su una persona, un sospettato, e viene salvato, dobbiamo avere un po' di sospetto. Magari un amico, di questo sospettato. Da notare che questo funziona anche in senso opposto. Una testimonianza tutta contro qualcuno, che crea una grande accusa contro una singola persona, può anche quella, in modo indiretto, essere un aiuto a qualcun altro. Tizio è il colpevole, chiede l'aiuto di Caio di fare una testimonianza a Capocchia per aiutarlo. Caio può dare la colpa a Sempronio, che non è il Sempronio dei commenti, ovviamente è un altro Sempronio questo, del tipo dire cose molto contro Sempronio. Se beccano Sempronio, il suo amico Tizio si salva. È la stessa cosa. O dici cose per salvare l'amico, o dici cose per affossare qualcuno, un bel capro espiatorio. Ma comunque queste testimonianze sono sempre a senso unico. Favoriscono o danneggiano completamente una persona. Anche questo è un elemento da tenere a mente. Un altro aspetto, e questo mi interessa sottolinearlo perché ho letto nei commenti, in più commenti sotto diversi video, neanche miei a volte, un'osservazione che io non considero giusta. E ovviamente ci sono diverse opinioni. Quando si parla, perché per fortuna, grazie a Dio, qualche piccolo dubbio sulla veridicità, la affidabilità di questi testimoni c'è, non sono solo io l'unico a pensarlo. Ma una cosa che mi ha sorpreso è quando si discuteva di un certo testimone, non vi dico neanche di quale caso, non importa, è un discorso generale, c'è chi ha detto, ma secondo me è onesto, cioè guarda come si ricorda bene tutti i dettagli. No, proprio no, è l'esatto opposto. Chi inventa una testimonianza fasulla la sta inventando. Il giorno prima di andare in questura, in procura, ci pensa 100 volte, si ricorda le ore, le cose, devo dire che si è mosso così, che è arrivato da dietro, che c'era un piccolo triangolino verde sull'orecchio. Queste cose i testimoni onesti non se le ricordano mai, perché questi vivono un giorno qualunque della loro vita, guardano, vedono persone che non conoscono neanche bene. Cosa vuoi ricordarti come è vestita, l'esatto, l'ora esatta? Ma quando mai? L'eccesso di dettagli, di particolari, è un elemento di sospetto. È molto strano che un testimone qualunque vede una persona qualunque in un giorno qualunque, perché ancora non sa che c'è un omicidio che sta per accadere, e si ricorda dettagli, sfumature, camminava in modo strano, c'aveva un anello sul mignolo sinistro, e che cazzo, cioè, allora, Pico della Mirandola, famosa per la memoria. Troppi dettagli, troppa precisione negli orari, estremamente sospetto. Le persone non si ricordano mai gli orari, ve lo dico subito. Noi abbiamo un tipo di memoria, una capacità di memorizzare basato sulle emozioni. Noi ci ricordiamo di ciò che è un flash emotivo e ci ricordiamo dell'aspetto importante, emotivo della vicenda, non dei dettagli. Vi faccio un esempio mio personale. Qualche tempo fa, e giuro su Dio, non mi ricordo se è passato 3 mesi, 4 mesi, 1 anno. Esco da casa mia, faccio poche centinaia di metri e vedo una macchina ribaltata con le ruote all'insù. Era pure un maggiolino Volkswagen, quindi anche una cosa tipo proprio è il maggiolino che si è ribaltato. Sono rimasto lì un po' a guardare, no? Ho visto comunque che non c'era particolare ansia, sembra che nessuno si sia fatto male, forse in fase di parcheggio uno ha capottato. E va bene,
Comunque rimango lì un po'. Se adesso io però subissi domande su cosa ho visto, che giorno era, che ora era, quante persone c'erano lì vicino, ma io non mi ricordo un tubo, non mi ricordo niente, mi ricordo solo sto maggiolino, la posizione nella strada, era lì vicino all'angolo, in zona di parcheggio veramente, parcheggiato a ruote in su. Mi ricordo che c'era un'ambulanza, non mi ricordo però quante persone c'erano intorno, non mi ricordo l'ora. Non mi ricordo neanche il colore del maggiolino, vabbè, magari io ho pure anche dei problemi, c'è la verità. Ma insomma, molti dettagli non te li ricordi. Io mi ricordo solo macchina a ruote all'aria in fase di parcheggio, quello me lo ricordo. E mi ricordo la strada dove è accaduto. L'ora no, il colore no, le persone intorno no. Mi spiace, ma la memoria funziona così. Quando invece sbuca fuori il testimone che ti racconta ogni dettaglio, ogni particolare, ma santo cielo, è un po' strana sta cosa. È un po' strana sta cosa, quindi l'eccesso di dettagli, di ricordi, di orari precisi, molto molto sospetto. Ultima, ma non ultima come importanza caratteristica, e che si riallaccia al discorso che abbiamo fatto prima, spesso, quasi sempre, la testimonianza è a rischio zero, cioè una testimonianza in cui non potremo mai verificare se è vera. Il testimone dice sempre, ero lì con la vittima, ho visto la vittima fare questo, la vittima mi ha detto quella, ma come facciamo a verificarlo se la vittima è morta? Da notare, e lo sottolineo, che non tutte le testimonianze sono a rischio zero. Se per esempio un testimone dice ho visto la vittima, e qui si tratta di dire Alice o Liliana o Yara, la mattina prima e ho visto che aveva una ferita così del sangue sul polso, questa non è a rischio zero, perché poi trovano il corpo, lo analizzano, se non trova nessuna ferita sul polso, tu corri qualche rischio, Moltissime cose possono essere verificate. Ma quello che dico in questi testimoni a capocchia, e abbiamo visto un lungo elenco di caratteristiche di questi sospetti, hanno anche di particolare che tu non potrai mai verificare se è vero. Sono le tipiche testimonianze a rischio zero di essere scoperte. Un altro elemento di sospetto è quando il testimone ci tiene proprio tanto, tanto, tanto a non far sapere la propria identità. Qui però bisogna spiegare perché ovviamente c'è una tipologia di testimonianze in cui è normale che uno si preoccupi. Se in un processo di mafia, eccetera, c'è uno che ha visto qualcuno ammazzare un altro, il testimone ha paura perché pensa, oh, qua ci sono i mafiosi che girano. Se io mi faccio vedere nome e cognome, sanno dove abito, mi mandano gli scagnozzi della mafia a uccidermi magari, no? Per cui è normale a volte aver paura. Però noi dobbiamo anche guardare com'è questa testimonianza. Perché se questa testimonianza in sostanza non accusa nessuno, perché dovrebbe aver così paura di far sapere il proprio nome e cognome? Noi sappiamo che molti testimoni, difatti, in questi casi fanno sapere il loro nome, si fanno vedere, intervistare anche in TV, mostrano il viso. Ci deve essere un motivo per questa volontà di anonimato. Se è pericolosa questa testimonianza, ok, non c'è nessuna cosa strana dietro. Ma se quello che ha detto, che ha testimoniato, non deve far arrabbiare nessuno, perché mai ha paura di far saperlo? Il sospetto qual è? Che abbia paura che la gente di quel luogo, i suoi amici, conoscenti, parenti, eccetera, scoprano chi è, perché finché è completamente anonimo non si sa, nessuno sa chi è. Qual è il problema? Che se tutti vengono a sapere chi è, poi qualcuno può saltare su a dire: ah, il super testimone è il grande amico di Tizio, e la sua testimonianza aiuta Tizio, ma guarda un po', a sto punto si incomincia a capire la faccenda, il meccanismo viene smontato, no? In pratica, a volte hanno paura che si scoprano i loro rapporti di amicizia con le persone coinvolte nel caso, che toglierebbe credibilità alla testimonianza. Quindi, chi deve fare una testimonianza per aiutare Tizio non vuole far sapere di essere amico di Tizio. Ma visto che in quella zona lo sanno tutti che è amico di Tizio, l'unico sistema è non far sapere la propria identità. Così nessuno sa chi è che sta parlando. Con gli inquirenti è diverso. Le testimonianze anonime, io spero che le straccino e le buttino nel gabinetto, ovviamente, gli inquirenti. Con gli inquirenti dovrà dire il proprio nome e cognome, ma gli inquirenti non lo sanno, non li conoscono in rapporti di amicizia, non li trovi nel database. Quindi agli inquirenti dice il vero nome e cognome. Con la stampa e i giornali non vuole assolutamente farlo sapere, perché sennò la gente del luogo direbbe, ma tu sei il famoso amico di... Ah, capito. Quindi diciamo che anche la volontà di mantenere nascosta la propria identità senza che si rilevi un motivo logico di paura che potrebbe esistere in alcuni casi, questo è un altro grande elemento di sospetto.
Questa lunga lista di indizi che creano un piccolo sospetto va tenuta a mente per calcolarla, aggiungere una X per ogni volta che c'è uno di questi elementi presenti. C'è una specie di verifica che si può fare che non dà nessuna certezza, ma è molto utile alla propria mente, no? Non vi sembra strano che questi casi diventino sempre incomprensibili, misteriosi, assurdi, tutti sembrano comportarsi come dei matti, scoppia la testa, quando invece di solito le cose vanno in modo normale, le persone si comportano in modo normale, non c'è motivo che il giorno in cui una persona muore tutti siano matti in quella zona. In pratica il motivo per cui c'è tutta questa follia in apparenza è solo perché ci sono molte bugie. Noi cerchiamo di collegare i puntini, ma c'è chi inserisce puntini a capocchia che portano a disegni assurdi. Un modo per verificare se una testimonianza è fasulla è quello di toglierla dalla nostra mente, solo temporaneamente, come esperimento, in quella specie di riassunto della vicenda che noi ci siamo fatti mentalmente o anche per iscritto, togliamo, rimuoviamo quella parte del testimone che secondo noi è un po' sospetto. La togli e vedi un'altra storia, più breve, più semplice e in molti casi molto più logica e razionale. Quella testimonianza era fasulla e ha creato il caos perché era una bugia assurda. Questo fatto di provare a togliere per vedere come funziona la storia senza la testimonianza è molto utile, perché di solito le testimonianze vere e autentiche non stravolgono la storia, la rendono anche più coerente, rendono più chiaro cosa è accaduto, mentre invece una testimonianza fasulla crea il caos perché racconta cose assurde che non sono vere, non sono mai accadute. Allora, adesso approfondiamo un po' quello che succede allo Smart Café, per quello che possiamo sapere, anche se comunque c'era un po' di gente, non tantissima, perché l'ora poi a un certo punto diventa anche tarda, come vedremo. Alice arriva prima, verso 19.45, 50, ci sono diversi orari. Dopo circa 10 minuti arriva anche Marco. Stanno all'interno dello Smart Café e qui parlano. Dobbiamo saltare perché non sappiamo tutte le cose. Tenete conto che Marco, quando poi testimonierà, perché è stato indagato Marco, una strana clausola decide col suo avvocato, ha deciso di parlare solo del momento in cui si lascia con Alice e non di raccontare cosa è successo in tutte quelle ore di discussione. Una scelta così, invece di avvalersi della facoltà di non rispondere totale, non rispondo a questa parte, non vi dico cosa avevamo da dirci, parlo solo del momento in cui ci lasciamo. E va bene. Quindi non sappiamo bene che cosa si dicessero. Comunque, quando poi lo Smart Café chiude, e qui non ho ancora capito perché vedo orari diversi, alcuni dicono alle 2, altri alle 3, si sposta nella zona dei tavolini all'aperto. Qui è una cosa un po' strana perché fa un freddo bestia, siamo in novembre e ormai siamo alle 3 di notte praticamente. L'impressione è che non rimangano a lungo nella zona dei tavolini e si appartino, salendo anche nella macchina di Alice. Non è troppo chiara questa faccenda. Da notare comunque, per quel che riguarda il discorso del perché si sono incontrati, noi sappiamo che del primo incontro, quello del pomeriggio con Mohammed II, che non è Galulla, poi è venuto fuori l'argomento. Mohammed II voleva andare a lavorare nella fabbrica Wam, dove già da luglio lavorava Alice, e voleva sapere un po' come ci si trova in questa fabbrica. E lei gli avrà detto le solite cose, insomma, orari di lavoro, le maschere per non soffocare, qualcuno ti tocca il sedere, ma quello succedeva solo a lei, è successo a lei veramente, che è stata molestata in quel modo, una palpata, e un'altra persona, un altro uomo in un'altra circostanza, ha dato un bacio sul collo senza autorizzazione e lei non era contenta, vorrei precisare. Comunque Muhammad II non correva quei rischi probabilmente. In quel caso noi l'abbiamo saputo l'argomento. Nel caso di Alice Marco non si sa, prima o poi ce lo dirà ovviamente. C'è però una testimonianza e dopo tutto il lungo capitolo su testimonianze noi sempre siamo scettici, ascoltare tutti, non fidarsi ciecamente di nessuno. C'è una testimonianza di un misterioso collega con la voce camuffata che è il terzo uomo perché è con la moglie e lui si fa intervistare sempre con la moglie, credo che sia il terzo uomo. Lo deduco dal fatto che sente la voce della moglie che sembra simile a quella di altre testimonianze. Che racconta che cosa? Che Alice gli ha raccontato che quel giorno avrebbe dovuto incontrare dopo il lavoro, quindi diciamo verso 16:40, 17, un uomo allo Smart Café, un uomo a San Prospero.
che sarebbe il Mohammed II, ma non dice il nome, almeno non credo. Dice invece che è un ex collega. È una storia un po' strana questa, perché è un po' un miscuglio, in quanto in realtà lì ci incontrerà due persone quel giorno. Ma sembra che a questo collega misterioso, il terzo uomo, racconti di solo un incontro. È un po' un dubbio che ho. Comunque adesso facciamo una bella cosa. Ascoltiamo questa testimonianza, con le voci artefatte, eccetera, che racconta questa parte dell'episodio, no? Di quello che ha saputo da Alice. Però non dimentichiamocelo. La vittima mi ha detto, ma noi non possiamo verificarlo. Sentiamo che cosa dice comunque questa persona. Allora, io so che questa già si doveva aver vista una volta, già prima. Già un'altra volta. Sì. Sicuro? E mi disse Ma questa giornata qua. io ci vado perché vedete che sono sposata, ho figli e quindi non devi rompere più le scatole. La prima volta, un po' di tempo fa, in tuo consigliere nell'arritivo con lei. Lei gli disse di sì. Ma solo per dirgli, Smettila. così si toglie davanti le scatole e siamo a posto. Questo è il fatto che è successo, dirle che poi la sera è andata a fare l'aperitivo giovedì. Io non lo sapevo nemmeno, sapevo che il pomeriggio si doveva vedere con questo collega di ex collega di lavoro. Che non è, e non può averti mentito. E che mi sono riuscito? Lui si doveva vedere con questo ex collega all'uscita del lavoro Quindi alle nostro, 5. alle 4 e mezza, 5. Ora, parla di ex collega, che è un po' strano perché in apparenza né Muhammad, che sarà un futuro collega, né Marco, che era un collega, dovrebbero adattarsi. Si scopre in realtà che si adatta meglio a Marco, perché è vero che lavorava in fabbrica, ma il venerdì lui non va in fabbrica a lavorare. All'inizio io lo consideravo un elemento di sospetto, quasi che scappasse subito dopo la morte di Alice, ma in realtà no. Lui aveva un lavoro a tempo determinato e era già previsto che avesse smesso di lavorare già qualche giorno prima. E Alice lo sapeva, quindi tecnicamente definire Marco ex collega era preciso, aveva smesso da poco di lavorare in fabbrica. Ora, quello che dice questo testimone misterioso, collega, è probabilmente il terzo uomo, che è il terzo uomo quello che dice questo, chiaramente creerebbe molti sospetti su Marco, anche se bisogna dire che questa testimonianza, in un certo momento, il giornalista gli chiede: ma non è Marco? E lui dice: no, no, però insomma l'ex collega che incontra quel giorno è Marco. Ci sono anche queste piccole ambiguità. In pratica, secondo questa testimonianza, Alice confida al terzo uomo che quel giorno avrebbe incontrato un uomo, ex collega, che le dava un po' fastidio, era troppo insistente nel corteggiarla. E lei aveva pensato, visto che i semplici rimbrotti lì sul lavoro, dove però ogni tanto bisogna anche lavorare, insomma, in fabbrica, non è che si può sempre parlare, aveva pensato di incontrarlo accanto, cioè con un bello spritz in mezzo, per parlare con calma e spiegare il concetto che lei è sposata, una figlia e non vuole queste cose. Ora, se noi dovessimo credere, e non siamo obbligati a crederci, che sia vero, Marco non riesce molto bene, perché quindi quella lunghissima discussione era un po' tesa. Alice le diceva: lasciami perdere, smettila di corteggiarmi, sono sposata, non voglio queste cose. E un uomo magari non è felice di sentirsi scaricare così. Vedremo poi altre testimonianze che però sembrano quasi smentire questa teoria. Comunque, insomma, c'è questa ipotesi, tutta da verificare, che questa lunga discussione fosse per quella ragione. Come vi dicevo, dopo che chiudo il caffè, magari si fermano un secondo ai tavolini, ma io non ci credo che restino lì a lungo, fermi al freddo in piena notte. Sembra che sia patto, in effetti sì, si dice che nessuno sa più dire dove sono per un certo breve periodo, tranne un testimone che tra poco vedremo. E poi siamo alla fase dei saluti e baci finali, che ho già anticipato nel sommario iniziale, cioè in pratica verso le 3:30 ci racconta Marco, si decide che è tardi, la saluta, se ne va a prendere la macchina e in quel momento trova appostato alla macchina quell'uomo che poi si ritiene essere Mohammed Galul. Piccola discussione con lui, poi lui sale in macchina, Marco, e se ne va, e Mohammed Galul quasi subito entra nella macchina di Alice e anche loro se ne vanno. Ora, prima di andare avanti, dobbiamo però fare un capitolo sugli orari delle telecamere, che hanno fatto impazzire un po' tutti, come vedremo, perché gli orari sono importanti, soprattutto in alcune fasi.
Allora, tutti quelli che hanno seguito il caso di Alice già lo sanno, ma qui vorrei farvi capire la portata di questa confusione riguardo all'orario delle telecamere. Come è cominciata tutta questa confusione? Perché è arrivata in televisione, non si sa bene se di straforo o cosa, il filmati delle telecamere. I filmati di telecamere di sorveglianza hanno sempre in sovraimpressione la data e l'ora, e si guarda quella data e ora. Solo che è quasi sempre sbagliata, quasi sempre. Le uniche telecamere che hanno l'ora giusta sono quelle collegate a internet, che sono modelli dell'ultima generazione, quasi sempre interne. E comunque quelle esterne che abbiamo usato, che hanno usato per il caso di Alice, erano tutte vecchio tipo. Bisogna proprio che qualcuno va lì a regolare l'ora, se no queste qua sballano. Oltretutto, in novembre accade il fatto, in ottobre c'è stato il passaggio dall'ora legale all'ora solare, si porta avanti di un'ora l'orologio, ma non lo hanno fatto, così erano indietro di un'ora. In più, visto che nessuno le regola mai per anni, sbagliano anche di diversi minuti. Alla fine succede questo, che all'inizio si diceva che la macchina di Marco esce alle 2.30 e quella di Alice alle 2.40, poi si è scoperto che era alle 3.40 la macchina di Marco e alle 3.50 quella di Alice. Una bella differenza, un'ora e 10 in più. Almeno abbiamo sistemato, come abbiamo fatto a scoprirlo? Beh, gli inquirenti hanno scoperto. Quando si prendono i filmati di queste telecamere di sorveglianza, visto che si sa che sono sempre sbagliati gli orari, si guarda l'ora reale che c'è in quel momento con l'ora dell'orologio interno della telecamera. Facciamo un esempio pratico. Quando i carabinieri vanno lì a prendere i filmati, sono le 15.00. Si guarda e la telecamera mostra 14.40. È indietro di 20 minuti. Si prendono i filmati, si mette una bella etichetta con sopra scritto aggiungere 20 minuti agli orari che vediamo in sovraimpressione, no? Nel caso di quella telecamera c'era scritto aggiungere un'ora e 10 minuti agli orari per sapere l'ora vera. Alla fine, mossi con passione, quelli della procura hanno detto ai media gli orari di correzione, diciamo, per quella telecamera davanti a Smart Café. Ma temo che non l'abbiano fatto per tutte le telecamere, perché ci sono ancora orari di telecamere del percorso che non quadrano molto, diciamo la verità. Adesso vi faccio vedere un breve video in cui si vede un po' questa confusione che c'è nell'arco del caso di Alice, nell'arco di tempo in cui si scopre qualche telecamera orario giusto e qualche altra no. Guardate un po' questo breve video, perché oltre all'orario delle telecamere c'è anche un'altra imprecisione, secondo me, su cui tra poco approfondiamo meglio. Marco, che alle 3.31 si stanca di aspettare Alice, che è appena salita in macchina ma che tarda a partire, e decide che è il momento di tornarsene a casa. Alle 3.39 però in posta località Vallalta, che è dove abita Mohamed. Sono vari i testimoni che quella notte del 18 novembre hanno visto Mohamed Galul, il principale sospettato nell'inchiesta per l'omicidio di Alice Neri, parlare con la donna fuori dall'auto, dal finestrino, in quei 5 minuti. Alle 3.40 la telecamera di quell'azienda inquadra il passaggio della macchina di Alice. Allora, avete sentito e avete notato? A un certo punto si sente la voce della giornalista che dice l'auto di Marco esce alle 3.30, ma la tabella che loro in trasmissione hanno creato diceva alle 3.40. Piccolo lapsus, gli orari cambiano nel corso dei servizi quasi. Ma poi c'è un altro paradosso, che a un certo punto dice che l'auto di Alice è stata vista uscita fuori da Smart Café vicino a una certa azienda. Alle 3.40? È uscita alle 3.50 a Smart Café, come fa ad arrivare in un certo posto 10 minuti prima? Perché vedete, una certezza è che l'auto di Alice esce 10 minuti più tardi di quella di Marco. Questo è sicuro, perché anche senza conoscere l'orario vero della telecamera, gli aggiornamenti e tutto quello che volete, è la stessa telecamera, vedi prima passare una macchina, poi passa un'altra, misuri il tempo e 10 minuti sono e 10 minuti restano. Quindi l'auto di Alice esce 10 minuti più tardi di quella di Marco. Quindi gli orari, e esce alle 3.50, che dicono alle 3.40, alle 3.43, alle 3.45, delle altre telecamere non sono giusti. Esce alle 3.50 e tutti sono orari successivi, quindi. Un'altra ulteriore confusione. Ma perché è così importante conoscere l'orario preciso? Secondo me gli orari più importanti,
con i quali essere precisi sono quelli proprio della telecamera che finalmente si è riusciti a mettere a posto, diciamo, dello Smart Café, perché la possiamo confrontare con gli orari del telefono di Alice. Questi orari sono attività che ha svolto il telefono di Alice in certi orari, come vedremo, alle 3.34, 3.39, no? Fa ricerche per certe località, poi disattiva la geolocalizzazione. È importante sapere se accade prima o dopo che l'auto di Alice sia uscita. Tenete conto che gli orari del telefono sono invece sicuramente giusti, perché non sono neanche presi dal telefono, che comunque si regola con internet, ma proprio dai server di internet. Il telefono è stato trovato un granché del telefono di Alice, però l'attività che ha svolto, diciamo online, è rimasta nei server di internet e da lì si sono scoperte delle cose. Quegli orari sono sicuramente giusti perché si autoregolano sull'ora degli internet, insomma. Per cui noi scopriamo una cosa molto interessante. Andiamo a vedere queste ricerche. Ha cercato con Google dove si trova Ravarino. Ravarino è la frazione, come faccio vedere la mappa, vedete in basso, dove in effetti, in basso a destra, dove abita Alice. Ora io qua non voglio fare l'ironia, che è un po' strano, che Alice non si ricordi dove abita, perché ovviamente quando si è fuori dal proprio paesino può avere un senso dire che strada prendo per tornare a casa, e ci si fa aiutare dal navigatore di Google, che ha funzione anche di navigatore. Quindi ha un senso. Poi cerca Vallalta, che è dove abita invece Muhammad Galul, viene da pensare che sia appena entrato in macchina, quindi. Poi devo dire che cerca anche Poggio Rusco, ancora non si è capito cosa ha di speciale Poggio Rusco, ma poi alle 3.41 disattiva la geolocalizzazione. Tutto questo al 3.41 è prima di uscire, alle 3.50 esce. Questo sarà importante perché tra poco dovremo anche capire chi ha fatto queste operazioni, se è stata Alice e perché disattivare la geolocalizzazione. Allora, cerchiamo di capire chi stava usando il telefono di Alice o da quando magari Muhammad Galul incomincia a usarlo, ammesso che sia mai accaduto. Perché sarebbe molto interessante, farebbe una grande differenza se è Alice che usa il cellulare per fare certe cose oppure Muhammad Galul. Ripetiamo adesso gli orari sicuri, questi, perché del telefono, proprio dei server, delle operazioni che fa il cellulare di Alice, vediamo se è Alice o Muhammad, poco prima di partire, di abbandonare lo Smart Café. Abbiamo alle 3.34 cerca su Google Ravarino. Questo può essere utile, come dicevo, perché in questo modo può fargli da navigatore, è anche buio, non dimentichiamocelo, per dire trovo la strada giusta per tornare a casa mia. Alle 3.34. Alle 3.39, 5 minuti più tardi, invece cerca Vallalta. Vallalta è dove abita Muhammad. Qui vi faccio vedere la mappa. Questa Vallalta è in alto, ovviamente. Ora, fin qua va tutto bene, non c'è nulla che ci fa sollevare le sopracciglia di sorpresa. L'idea è, lei sta per andare a casa, cerca Ravarino per avere il navigatore che l'aiuti per andare fino a Ravarino, poi entra, così in modo amichevole, vedremo di capire, Muhammad che chiede un passaggio per casa sua dove abiti a Vallalta, e allora Alice cerca Vallalta. Fin qua andrebbe tutto bene. Ma poi succede che alle 3.41, cioè 2 minuti dopo aver cercato Vallalta, disattiva la geolocalizzazione GPS, il che è estremamente strano se fosse stata Alice. Dobbiamo analizzarlo questo fatto. In pratica, perché Alice avrebbe dovuto farlo? L'unico dubbio che viene, molto sciocco, lasciatemelo dire, è ha paura che il marito la spie e scopra che lei non va dove. Lei aveva detto al marito che sarebbe andata da un'amica a Modena, Silvia. Si trovava da ore e ore e ore a Concordia. Se il timore era quello del marito, e lui guarda le mappe degli spostamenti, già visto che gli ha mentito, che è rimasta tutta la notte in un posto diverso, non cambia molto se va ancora una volta in un posto diverso. Non sembra logico, ma vi dirò di più. È assurdo quello che avrebbe fatto, perché lei imposta sul suo smartphone delle località dove vuole andare, non perché lei non sappia dove è Ravarino, dove abita, ma per farsi aiutare dal navigatore. Tra 30 metri gira a destra. Benissimo. Sapete che cosa succede se disattivi la geolocalizzazione? Non funziona più il navigatore, no, perché il navigatore è basato su questo concetto. L'algoritmo di Google
sa dove sei grazie alla geolocalizzazione, sa in che punto della strada sei, del percorso che tu hai precedentemente impostato, sapendo dove sei può dirti tra 50 metri gira a destra, ma se non sa dove sei non può darti le indicazioni. È assurdo che Alice imposti il navigatore e poi tolga la possibilità al navigatore Google di funzionare. Non ha senso. Non l'ha fatto lei allora, ma se l'avesse fatto Mohamed, che sarebbe perfettamente logico, perché se lui dovesse andare a nascondere un corpo, quello che è, o magari a casa sua, a due volte all'altra addirittura nello stesso percorso, magari non vuole che si sappia in futuro, dopo le indagini, che gli inquirenti sappiano che qualcuno ha mosso la macchina di Alice fino a Vallalta dove abita lui. In questo caso è perfettamente logico. Lui ha la coscienza magari un po' sporca, e qui stiamo parlando dell'ipotesi degli inquirenti, perché i giudici della libertà hanno negato la liberazione, la scarcerazione preventiva, eccetera, gli arresti domiciliari, dicendo no, secondo noi è proprio lui il colpevole. No, poi parleremo anche di questa ricostruzione, diciamo, fatta dai giudici. Ma comunque è normale che se lui fa qualcosa di poco pulito, magari voglia disattivare la geolocalizzazione, non invece Alice. No, assurdo che lo faccia lei. Ma allora cosa dovremmo pensare? Che è già morta? È molto strana questa cosa. Mohamed è entrato da pochi minuti in macchina, ammazza subito, ma quando mai? C'è una cosa stranissima. E poi c'è un altro dubbio. Come fa Mohamed a usare il cellulare di Alice? C'è il PIN. Da notare che l'avvocato di Mohamed, durante un'intervista proprio in TV, parlando delle attività del cellulare di Alice, che fra l'altro alle 4 manda anche un messaggio a Marco, il giornalista dice: siamo sicuri che sarà stata Alice a usare il cellulare? E l'avvocato dice: sì, assolutamente, sicuramente è stata Alice, anche perché il mio cliente non conosce il PIN del telefono e non avrebbe avuto motivo. Ok, diciamo che però, per quel che riguarda che non conosce il PIN, che sembra un'ottima argomentazione, adesso vi faccio vedere un video di un'altra testimonianza, di una donna che si chiama Tiziana e che ha avuto una qualche interazione un po' spiacevole in estate con Mohamed Galul, la stessa persona che si trova in macchina con Alice prima ancora che parta la macchina. Tiziana ci racconta in pratica che ha avuto un momento di debolezza, diciamo, ed è stata con Mohamed Galul e solo dopo ha scoperto che lui aveva ripreso di nascosto così i momenti intimi che ha avuto con lui. Al punto poi di minacciarla di mostrare tutti questi video, di stampare delle foto appiccicate per tutta la città, un bastardo proprio, cioè veramente. Sentiamo in questa lunga intervista un frammento specifico, perché ci riguarda un po', visto che stiamo parlando della stessa persona, lo stesso Mohamed Galul. Sentiamo questa intervista. Mandando tutto a mia madre, eccetera. E le dico che lui sapeva i numeri di mia madre. A memoria, mi ha detto, ma tu lo conosci questo numero? Poi me l'ha detto così a memoria. Secondo me ha solo visto una volta che io digitavo la password, la mia password. E lui si vede che l'ha memorizzata. Un giorno eravamo andati a prendere un kebab. Allora gli ho detto, scendi anche tu. Allora ha detto lui, no, aspetti in macchina. Il morale che io ho lasciato il telefono lì. Morale che si vede che lui nel frattempo con la password, io non so, quando sono arrivato ho visto che aveva il mio cellulare in mano. Era settembre, metà settembre. Avete sentito? Mohamed era un furbacchione. Lui aveva questa capacità, vedendo solo le dita che si muovono sullo schermo, di vedere la posizione dei tasti e memorizzare il PIN. Diciamo la verità, magari molti potrebbero avere quell'abilità, ma non tutti hanno l'attitudine di farlo, la voglia di farlo. Non ci si pensa, lui ci pensa. Lui ci aveva pensato con Tiziana. Fin dalle prime volte aveva subito identificato il suo PIN e poi l'aveva usato. L'aveva trovato in macchina che stava a frugare nel suo telefono. Allora, non è che sia una prova decisiva, ma diciamo che non è più così impossibile che Mohamed Galul sia riuscito a carpire anche in tempi brevi il PIN di Alice. Perché, non dimentichiamocelo, si suppone comunque che lui sia rimasto qualche minuto in macchina con lei e sappiamo purtroppo, lo so anche io, che il PIN è una persecuzione. Cioè tu lo devi mettere il PIN perché se perdi il telefono, chi lo prende non solo se lo usa come gli pare, ma va dentro in tutti i suoi affari, i tuoi account, le tue cose, no? Quindi è molto spiacevole.
metti il PIN e si suppone che non riuscirà a usarlo, almeno la tua privacy è salva. Però è una scocciatura sto PIN, mamma mia. Appena vai in stand by lo schermo, rimettere il PIN. Può capitare 100 volte in un giorno di rimettere il PIN. Nulla di strano in quest'ottica che anche nei pochi minuti in cui magari Alice era lì con Muhammad, schermo in stand by, magari proprio faccio una ricerca. Le ricerche precedenti, quelle per Ravarino e anche quella diciamo per Vallalta, per me poteva anche averle fatte Alice. E magari tra una e l'altra intanto è andato in stand by lo schermo e ho dovuto reinserire il PIN. È quella del disattivare geolocalizzazione che è molto strana. Comunque diciamo che da questa testimonianza di Tiziana sappiamo quantomeno che sarebbe possibile per Muhammad avere scoperto in tempi rapidi il PIN e quindi usare il telefono. Voi capite che se lui sta lì a usare il telefono, è solo un'ipotesi per ora, se fosse stato Muhammad a disattivare la geolocalizzazione alle 3.41, vuol dire che praticamente Alice è già morta o già sotto aggressione in un certo senso, perché non ha molto senso che Alice lasci che questo sconosciuto giù di lì subito usi il suo telefono per fare una cosa anche un po' strana e sospetta come disattivare le tracce di dove stanno per andare. C'è un grosso dubbio insomma riguardo a questo. Adesso non lasciamo ancora Smart Café ovviamente, perché quello che succede dopo dipende da quello che è accaduto prima, secondo me, c'è il meccanismo di causa ed effetto. È successo un sacco di roba allo Smart Café, probabilmente in tutte quelle lunghe ore. Ci sono per fortuna dei testimoni, no, che ci dicono qualcosa di più. Ovviamente come per tutti i testimoni, come abbiamo visto anche per la testimonianza che era un po' contro Marco, anche per altre testimonianze, un po' più a favore di Marco come vedremo, qualche piccolo dubbio dobbiamo averlo, ma comunque le ascoltiamo con interesse perché ci dicono cose interessanti. I testimoni della sala giochi. Ora, vi ricordate che prima vi ho fatto vedere un breve video dicendo che c'erano degli errori in quel video riguardo agli orari delle telecamere? C'era anche un'altra parte però in cui parlavano i testimoni della sala giochi. Vi faccio rivedere la parte finale per entrare in argomento. Sono vari i testimoni che quella notte del 18 novembre hanno visto Mohamed Galul, il principale sospettato nell'inchiesta per l'omicidio di Alice Neri, parlare con la donna fuori dall'auto, dal finestrino, in quei 5 minuti. Avete sentito? Diverse persone hanno visto Mohamed e Alice parlare. Per essere precisi, nessuno ha visto Mohamed e Alice parlare, per essere molto precisi. Uno ha visto invece Alice baciare Mohamed, che ok, è un bel contatto, ma non ci sono testimoni multipli che hanno visto Mohamed e Alice parlare. Ora, i testimoni multipli magari avranno parlato agli inquirenti, ma quelli che sono finiti in qualche modo in TV e che noi li conosciamo senza sapere i nomi perché sono tutti molto anonimi, sono solo due. E per distinguerli, visto che sono anonimi, di voci alterate, visi oscurati, eccetera, eccetera, chiamerò testimone, uno, il primo testimone e il secondo testimone. Mi sembra anche che l'ordine di tempo sia andata così, cioè prima, primo testimone, c'è uno che compare, io alla sala giochi ho visto delle cose. Dopo un po' arriva un secondo testimone, a dire anche io ho visto delle cose. Adesso sentiremo alcune di queste testimonianze. Vi posso dire che il primo testimone, secondo me, non ci dice nulla di oggettivo, ci dice solo che ha visto Mohamed e Alice, che ha visto Marco e Alice allo Smart Café che si sbaciucchiavano e anche forse l'ha visto sui tavolini, vicino lì ai tavolini. Però lui non vede, ed è molto interessante questo, non vede Mohamed salire nell'auto di Alice. Glielo chiede proprio il giornalista, ma hai visto Mohamed andare nell'auto di Alice? No, ha detto no. E fra l'altro poi spiega, la conferma quasi, ha detto sono andato via alle 3 e se se ne va alle 3 non vede quello che succede fra le 3.30 quando Marco e Alice stanno per lasciarsi e le 3.50 quando parte l'auto di Alice e probabilmente verso le 3.40, buttarsi a indovinare, comunque fra le 3.30 e le 3.45 Mohamed entra nell'auto di Alice. Quindi il primo testimone, della sera giochi, il primo, non ha visto Mohamed entrare nell'auto di Alice, ha solo delle sensazioni che ha voluto raccontare sull'incontro tra Marco e Alice. Adesso sentiamo questa prima testimonianza del primo testimone. Allora, qui
nato, siamo tornati verso il 2030, e io la ricordo. E questa dice tutta la storia che parlavano. Dopo noi siamo usciti, qualcuno ha fatto sigaretta e le volte che si baciavano. Dopo mentre io stavo toccando la maschietta, è arrivato questo nord africano, era la prima volta che lo vedevo. E allora mi ha iniziato a venire lì, vicino a me, io stavo toccando qui, perché mi dice tanti, e non lo so, 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 non lo so. Non ho capito. E questo è tutto. La cosa importante era quella di capire se effettivamente lui si fosse avvicinato alla macchina di Alice. No, quando sono io era tornato alla macchina. E come stava lui? Era tranquillo? Era ubriaco? No, era molto vicino. Tu a che ora sei andato a casa? Ah, mi sono andato in mattino a fronte, ma io mi sono messo le terre in quarto, E lui è ancora lì? Sì. Quando noi eravamo già arrivati, lui era arrivato, ed era appunto le 2:30, erano le 2, da se non l'altro in giro, hai capito? Poi quando io sono andato a casa, mi sono messo con le 2:40, le 3 in giro, poi ci ho guardato e sono andato. Va bene. Questa testimonianza, secondo me, perché ci sono le opinioni, non è molto importante. Però ci sono alcune cose che arricchiscono questa testimonianza e hanno catturato la mia attenzione. Per esempio, c'è uno strano prologo. Prima, quando incomincia l'intervista, cioè il giornalista vuole intervistarlo, insomma, quando forse il primo testimone non sapeva di essere già registrato, chiede al giornalista, ma tu non racconterai il mio nome e cognome in giro? E il giornalista dice, no, non ti preoccupare. E a questo punto il testimone però va avanti dritto e dice, attento, perché ti vengo a cercare, giuro. E poi dice altre cose, un po' minacciose, ma non si capiscono bene, perché la stessa trasmissione TV ha aggiunto bip e bop per rendere più difficile capire le parole. Sentiamo questa parte e magari cerchiamo di capire qualche parola. Io ho capito solo vita. Ti rovino la vita, ti perseguito per tutta la vita, non lo so. Comunque, un comportamento un po' aggressivo, diciamo, da parte di questo primo testimone. Sentiamo un po'. No, assolutamente no. Ora, di per sé, non è che il fatto che questo testimone abbia un carattere un po' fumino, diciamo un po' esuberante, che tolga credibilità alla sua testimonianza, anche perché in sostanza non ci ha detto nulla di importante, insomma ci ha solo detto che ha visto che c'erano Marco e Alice e ha visto che si baciavano. Ma attenzione, non facciamo confusione, questo testimone, primo testimone, non ha visto il bacio finale. Difatti lui ci dice proprio, io mi sono andato alle 3, Mohammed era ancora lì nella sala giochi e lui non ha visto nemmeno quindi il bacio tra Marco e Alice finale. Però ha visto un bacio intermedio, diciamo, sembra mentre fossero lì alla zona tavolini. Il problema non è tanto che è un po' arrabbiato, insomma, è un po' minaccioso. Il problema è proprio capire, ma perché tutta questa foga? Perché è così preoccupato che si venga a sapere il suo nome? Questo è un po' strano, in effetti, anche perché tenete conto che questo testimone non ha
accusato nessuno. Lui non ha detto di aver visto Mohammed entrare in auto di Alice, che è un'accusa contro Mohammed, che lo pone sul luogo semovente del crimine, l'auto di Alice. Non lo ha detto, ha negato di averlo visto. Non ha neanche detto cose brutte su Mohammed. Gli hanno chiesto i giornalisti a un certo punto anche, ma com'era Mohammed così, no? Come dire, sembrava agitato, alterato. E lui svicola un po', dice, ma niente di particolare così. Il secondo testimone dirà invece che Mohammed ha litigato con una sala giochi, che sembrava quasi ubriaco, altre cose. Ma stiamo parlando del primo testimone. Il primo testimone non ha detto nulla di male contro Mohammed, nulla. Non ha detto nulla di male contro Marco. Anzi, ha detto cose abbastanza belle su Marco. Ma allora, perché tutta questa paura di far sapere il proprio nome e cognome? Vediamo adesso un altro particolare interessante, un po' originale, molto personale, secondo me, della testimonianza del primo testimone. Vi dicevo che quando vengono fatti sentire questi testimoni in TV, ci fanno sempre credere che arrivino da Marte o paracadutati comunque. Gente che non conosce nessuno dei protagonisti e in modo del tutto obiettivo ci dice quel poco che ha visto. In realtà sembra questo testimone, che pure fa un po' fatica a ricordare il nome Marco, lo chiama spesso quello lì, il tizio, il collega, però ha un'idea ben precisa su un fatto. Non è vera quella storia che Alice voleva lasciare Marco. Oh. Non ha avuto quell'impressione. E addirittura dice anche, non bisogna dare addosso. Ma poi non termina la frase. Ma Marco, a chi altri in quel contesto? Sentiamo questa intervista. Il marito, il fratello, così, poverini, cioè non andiamo a buttare, come si può spiegare, che loro dicevano così che era andato a dire questo ragazzo, ma non era quello lì, ecco. Nel senso che c'è questa ragazza qua, questo l'hanno visto per tutti, si baciavano con questo ragazzo. Non erano lì per, non erano lì per dire. Qual è l'impressione che se ne trae? Che questa testimonianza, stiamo parlando del primo testimone Sara Giocchi, non ha visto nulla di concreto, di oggettivo. Nulla che ci dica che Mohammed sia entrato nella macchina di Alice o che la conoscesse o che si fosse baciato. Però ha avuto delle impressioni. Tra Marco e Alice andava bene. Non era vero che Alice voleva lasciare Marco e sarebbe meglio non dare addosso. Probabilmente a Marco. Una testimonianza un po' emotiva. Veniamo adesso al secondo testimone, perché il secondo testimone secondo me è molto più importante, perché dice cose concrete che costruiscono tutto il nostro scenario. Che cosa dice il secondo testimone? Dice che lui era lì sia mentre Marco lasciava Alice, quindi l'ultimo bacio, che era un bacio fantastico tra le altre cose, si fa sapere, quindi è andata molto bene tra Marco e Alice, c'erano ottimi rapporti tra loro, Marco se ne va, e dopo un po' dice di aver visto questo Mohammed avvicinarsi all'auto di Alice, battere sul finestrino, lato guida, Alice abbassa il finestrino, tira fuori la testa e bacia Mohammed. Poi Mohammed entra, ovviamente nella zona passeggero, quindi fa il giro della macchina ed entra, e dopo poco l'atto parte. Questa è una testimonianza breve ma intensa. Scopriamo mille cose da questo, che Mohammed si è infilato nell'auto, che stranamente sembra quasi che Alice e Mohammed si conoscessero, un bacio sulla bocca, magari erano amanti anche loro. Sono cose assolutamente fondamentali che costruiscono una certa storia. Andiamo a vedere però qualche cosa che quadra poco, cioè il fatto che Alice abbia baciato Mohammed è veramente molto strano, perché non risulta che si conoscessero in alcun modo. Gli inquirenti hanno cercato di verificarlo e non mi risulta che abbiano trovato nessun segno di telefonate, messaggi sui social, niente. Non solo, ma pochi minuti prima, in un certo istante, c'erano sia Mohammed che Alice nella sala giochi. Non si guardavano, si ignoravano completamente. Mohammed stava a giocare alle macchinette, Alice era un po' lontana da quella macchinetta, più vicina all'inquadratura, appoggiata alle macchinette, ma disinteressandone, sembrava che usasse il cellulare. Ora lo so cosa si pensa, stavano fingendo. Sono molto furbi a fingere, ma per nascondersi da chi era vuota se la giochi in quel momento. Era troppo compromettente anche solo dire, ah ciao. Niente, non si guardano. E ancora prima, Marco e Luigi uscivano dalla zona Smart Café, passano per la sala giochi, si vede ancora una volta Mohammed di sfondo in questa macchinetta, ancora una volta nessun cenno, nessuno sguardo, niente. Sembra proprio che non si conoscessero per nulla, ma come mai?
Questa donna lì alle 3:30, 3:40 di notte, da sola in macchina, vede avvicinarsi questo tunisino che lei non conosce e subito tira giù il finestrino e lo bacia sulla bocca. È estremamente strana questo racconto. Ovviamente può essere vero, nel qual caso però nascerebbero scenari completamente diversi. Alice conosceva Mohammed. Da notare che questo secondo testimone, in una seconda testimonianza, va oltre e a un certo punto ci dice che secondo lui Mohammed e Alice avessero proprio un appuntamento. Sentiamo questa parte. È arrivato a piedi dalla strada. Non in bici, quindi? No, a piedi. È arrivato, si è accostato vicino alla finestra della ragazza che aveva la macchina. Dopo che è andato via, quello lì che si baciava. Cosa stava facendo lei in quella macchina? Non era lì ferma lì. Che aspettava qualcuno? Sì. Quindi lo aspettava, secondo te? Stavo aspettando questa persona qui. Tu sei sicuro o in ipotesi? No, sicuro. Questo qui è venuto lì, mi ha picchiato con il vetro, gli ha tirato giù il vetro, si sono baciati. Un bacio di poco, ecco, non di tanto. Lui si è spostato, gli ha tirato sul vetro e lui dopo è entrato in macchina da lei e sono andati via. È strana anche questa faccenda dell'appuntamento. Tenete conto che erano le 3:40 circa, un po' tardino, no? Dare un appuntamento a qualcuno, ci vediamo alle 3:40 nel parcheggio. Ma oltre a questo, Mohammed Galul alle 3:15 aveva telefonato a Tiziana, ovviamente 3:15 è prima delle 3:40. Tiziana ci dice che aveva chiesto un passaggio, cioè Mohammed chiede un passaggio a Tiziana, che non era lì ovviamente. Tiziana giustamente dice manco per sogno. E dopo Mohammed si scopre che aveva un appuntamento con Alice? Pensate che sfiga se Tiziana avesse detto sì, vengo lì e ti porto a casa. Avrebbe mancato l'appuntamento delle 3:40 con Alice. È una faccenda poco convincente questa che avesse un appuntamento. Comunque, se venisse fuori lo scenario che si conoscevano, bisogna che ci dicano come, quando e dove. Mohammed ci può dire quando l'ha incontrata precedentemente, come è nata questa bella amicizia, perché per ora non quadra proprio. Nella sala giochi non si guardavano nemmeno, non risultano contatti telefonici di nessun tipo tra di loro e lui, Mohammed, che avrebbe dovuto avere un appuntamento con Alice, stava per andarsene via. Solo perché Tiziana ha detto di no, non se n'è andato, se no sarebbe andato via con Tiziana. Come ho detto all'inizio, nel grande capitolo dell'analisi critica delle testimonianze, vedere se hanno qualche elemento un po' sospetto, tutte queste testimonianze per me sono un po' sospette, da quella del terzo uomo, che è un po' sospettato anche lui, anche se non dagli inquirenti, che dice qualcosa, Alice mi ha detto, che non possiamo verificare, e che getta una brutta ombra su Marco, che sembrava il grande scocciatore che molestava Alice, e Alice che lo incontra per 7 ore, solo per mandarla a quel paese. Queste testimonianze invece sono a favore di Marco, ma c'è qualche dubbio, no? Ora è interessante notare che per fortuna, per una volta, forse si può scoprire qualcosa di più. Tutto grazie alla magica telecamera che vede chi entra e esce dallo Smart Café. In pratica si potrebbe fare questa analisi, vedere l'auto che ha questo testimone, e si parla del secondo testimone perché lui è l'unico ad aver visto Mohammed baciare Alice, a che ora si era andato a Smart Café? Perché per esempio il primo testimone si era andato verso le 3 e ovviamente non ha potuto vedere le cose accadute alle 3:30, 3:40, 3:50. Il secondo testimone non dice molto dei suoi orari in effetti, però si può vedere, gli inquirenti possono sapere che macchina ha, vedere dalle telecamere quando è uscito per l'ultima volta. Eh sì, perché c'è una cosa particolare, però questo è del primo testimone in realtà, che va a farsi un giro a Mantova. Ve lo racconto solo perché è un mio dubbio e magari mi sapete rispondere bene voi. Sono due testimoni diversi, no? Tutti e due a sala giochi, tutti e due quella notte. Il primo testimone abbiamo sentito, non ci dice aver visto Mohammed entrare nell'auto di Alice,
ma solo di aver visto sbacciucchiarsi un po' Marco e Alice, secondo lui stavano bene insieme, una bella coppia e tutto. Questo primo testimone racconta anche una cosa un po' più elaborata, ci dice: a un certo punto abbiamo vinto, lì in sala giochi uno di noi ha vinto e siamo andati fuori a festeggiare, fuori dove? A Mantova. Hanno preso la macchina e sono andati verso Mantova. A quanto pare però non sono nemmeno arrivati a Mantova, perché poco prima di Mantova guardano l'orologio e si accorgono che è tardi, sono le 2. Questo è il racconto della testimonianza, del primo testimone. A questo punto girano la macchina e decidono di tornare. Sentiamo questa parte che riguarda però il primo testimone, non facciamo confusione. Sentiamo. Ero lì al bar, sono stato lì fino alle 3 di notte. Partiamo, arriviamo prima di Mantova, è tardi, mio amico ha anche famiglia a casa, erano già le due circa. Allora dice torniamo indietro, perché ormai è un orario troppo tardi, torniamo indietro, torniamo ancora al locale. Quando torniamo locale, questo ragazzo con questa ragazza, li ho visti che erano lì che si baciavano. Ora, perché è interessante? Perché dalle 2, prima ancora di arrivare a Mantova, se fossero arrivati a Mantova avrebbero impiegato 45 minuti a tornare a Concordia. Prima ancora, non si sa quanto prima, magari ne hanno impiegati solo 40 minuti. Verso le 2.40 tornano, ma il mio dubbio è, ed è questo che vi chiedo, ma il primo testimone e il secondo si conoscono, sono tutti e due lì amici della comunità della sala giochi, stanno lì fino a notte fonda. Perché il mio dubbio è, non sarà che il primo testimone e il secondo testimone hanno condiviso quel viaggio a Mantova per festeggiare? Perché se fosse così, anche il secondo testimone sarebbe tornato a Smart Café verso le 2.40 e sarebbe stato un po' troppo presto per vedere Marco lasciare Alice e Mohamed salire nell'auto di Alice, ma questo è un dubbio, è un dubbio. La vera verifica sarà un'altra, che magari l'avvocato di Mohamed potrebbe fare: prendere quelle immagini di telecamere e vedere a che ora esce il secondo testimone, quello che dice di aver visto tutto. Se viene fuori, per esempio, che se n'è tornato a casa e uscito definitivamente, per esempio alle 3.15, ora reale, aggiornata, se se ne va alle 3.15 non può avere visto quello che è successo alle 3.30-3.40 e avremo una certezza che non le ha viste queste cose. Magari invece, possibilissimo, viene fuori che se n'è andato verso le 4 del mattino e allora ha visto tutto, eccetera, eccetera. Ma diciamo che sarebbe interessante farla questa verifica, almeno per l'avvocato di Mohamed, che può essere utile eliminare l'unica testimonianza di chi ha visto qualcuno entrare Mohamed in macchina con Alice. Abbiamo cercato di capire un po' che cosa è successo allo Smart Café, senza essere sicuri di aver capito tutto. Ci sono alcuni testimoni, a vedere se ci fidiamo del tutto, eccetera, orari. Parlando di sospetti specifici, lavorando a persona, ma in questo caso, Marco è anche indagato anche lui, e un po' si capisce. È quello che conosceva Alice, che ha passato più tempo con lui prima che lei scomparisse. Ovviamente Mohamed è molto indagato, perché risulta che addirittura era in macchina con lei e gli inquirenti sembrano sospettare molto di lui che sia il colpevole. Ci sono altri indagati? In realtà sì, c'è il marito, ma credo che sia il classico atto dovuto, Nicolas. Quando muore una moglie, insomma, si va sempre a comandare il marito. Qua il dubbio del movente è se avesse scoperto che la moglie si incontrava con uomini, ma qua vorrei precisare a parlare, perché con Marco ha parlato. Se fossero stati amanti non stavano 7 ore a parlare, prendeva la stanza di un motel, insomma qualche cosa. Quindi non è che solo perché uomini incontrano Alice automaticamente sono tutti amanti. E questo lo sottolineo perché io sono per la presunzione di innocenza, non solo per l'indagato, perché io non sono del tutto convinto che sia stato Mohamed a fare tutto, non solo per l'indagato ma anche per la vittima, con la differenza che l'indagato comunque ha la facoltà di parlare e di difendersi. La vittima no, è morta. Qui in questo caso la vittima Alice viene descritta da testimonianze a capocchia come una che va con tutto in pratica. Quel giorno avrebbe incontrato 3 o 4 uomini, questo a quanto pare,
e sembra, secondo alcune testimonianze non molto affidabili, che potrebbe aver giaciuto. Vabbè, insomma, è stata intima con tutti, ma in realtà no, non sembra affatto vero. Io mi sento in dovere di difendere gli assenti, e la prima assente in un caso di omicidio è la vittima. Con Marco solo ho parlato, ok. Con l'altro Mohammed II, quello che ha incontrato al bar di San Prospero, ha solo parlato, era in pieno giorno, erano lì al bar, figuriamoci se ha fatto altro. Con quello della mattina non ho abbastanza informazioni, potrebbe essere il terzo uomo, ma per quel che ne sappiamo ha parlato anche con lui, parla molto Alice, ma non ci sono prove che si conceda. In questa ottica non va confuso il discorso che pure avevo fatto all'inizio, che secondo me era un po' un trend, una moda, quasi un vizio di gruppo, quello di dire corteggiamo tutti Alice, è l'unica donna del gruppo, ma questo non vuol dire che lei ricambiasse. Tra poco vedremo il terzo uomo e le lettere appassionate che scriveva ad Alice, però non abbiamo visto la risposta di Alice al terzo uomo. Quindi noi sappiamo che era corteggiata, ma per quel che ne sappiamo, lei più che altro parlava con questi uomini, ma non faceva altro. Questo almeno finché non emergono prove concrete sarà anche la mia posizione. Parliamo adesso del sospettato Mohammed, che è appunto il principale sospettato. Il principale motivo ovviamente è che lui sembrerebbe essere veramente l'ultimo ad averla vista viva, anche se non si è sicuri di nulla. Quello che racconta non è troppo convincente. Diciamo che l'inizio della storia convince poco. Lui dice, ho chiesto ad Alice un passaggio in macchina per tornare dove abito io a Vallalta. Ora, è vero che dalle telecamere noi vediamo che l'auto di Alice va a Vallalta, si va addirittura due volte. Però tutta questa cosa del passaggio non sembra essere vera. Teniamo conto che la distanza, come faccio vedere la mappa, la lettera A è il bar caffè, Smart Caffè, la lettera C è Vallalta. Vediamo i percorsi, Smart Caffè Vallalta, in bici 13 minuti. 13 minuti è un'inezia. Lui è arrivato al Smart Caffè in bici. E qui vedete, questo fatto che è arrivato lì in bici rende tutto assurdo. Perché chiede un passaggio per tornare a casa se ce l'ha il veicolo? 13 minuti non sono tanti, è pochissimo. Può tornare a casa in bici. Un'altra anomalia è, se tu chiedi un passaggio in macchina, la bici cosa fai? Lasci lì, la butti via. Come i monopattini del comune, butti per terra e poi tornerai a piedi il giorno dopo a prenderla. Ma è una cosa pratica questa? Non mi sembra una cosa pratica. Chi ha una bici o chiede di poter mettere anche la bici su se c'è un portapacchi, oppure non chiede un passaggio in bici, un passaggio in macchina, va in bici, in 13 minuti sei a casa. Oltretutto il percorso che ha fatto la macchina è una cosa enorme. Tenete conto, per andare da Smart Caffè a Vallalta in macchina sono 5 minuti, quando non c'è traffico. Io penso che alle 4 del mattino in queste zone non ci sia traffico, ci avrebbe impiegato 5 minuti. Viene una cosa di due ore circa, cioè chiaramente è successo di tutto meno che un passaggio in auto. In più, lasciatemelo dire, una stranezza veramente assurda, in uno dei suoi racconti, perché in realtà mi sembra che abbia dato più di una versione, Mohammed dice che a un certo punto Alice lo ha lasciato in via Mazzalupi. Ma la cosa assurda è che se guardiamo il percorso, supponendo che abbiamo fatto il percorso A, B, C, passando per la provinciale 17, Alice sarebbe andata a Vallalta, dove abita Mohammed, non lo lascia scendere, fa ancora un mezzo chilometro e lo lasci scendere a quel punto, tipo sbagliata la fermata, non scendi la tua fermata in un autobus, ma questo non è un autobus, è un'auto. A un certo punto Mohammed avrebbe potuto dire, ehi, fermati, siamo a Vallalta, scendo qui. Invece no, sembrerebbe che lei vada avanti, superi il luogo dove abita Mohammed e lo lasci lì, più o meno dove c'è la lettera D in questa mappa, un po' dopo. È una cosa estremamente strana questa, non ha alcun senso. C'è un sospetto, che ve lo spiego. Lui potrebbe aver inventato Mohammed di essere stato lasciato in via Mazzalupi, perché poi ha pensato, in realtà era andato fino alla zona dei laghetti, ma se ha lasciato lì la macchina e l'ha bruciata come sospettano gli inquirenti, torna a piedi a Vallalta, fa via Dugale II e poi prende via Mazzalupi per andare verso Vallalta. Ma a quel punto, nella lettera D, in questo riquadro, in questa mappa, c'è una telecamera di sorveglianza di una casa privata. Non è chiaro se questa telecamera è in grado di vedere una persona, ma sicuramente una persona è in grado di vedere quella telecamera. Lui potrebbe averla vista,
mentre tornava a piedi dalla zona dei laghetti. E a quel punto, quando deve fare un racconto, deve giustificare perché lo si vede tornare a piedi verso Vallalta. Magari poi non lo si vede perché è troppo piccolino, ma lui poteva avere quel dubbio e quindi si inventa la storia, è stato lasciato in via Mazzaluppi, che non ha alcun senso, per giustificare che poi percorre via Mazzaluppi verso nord-ovest per tornare a Vallalta. Ma è una mia ipotesi, perché poi ha dato un'altra versione, che ha visto una macchina che li seguiva e lui ha voluto scendere perché è spaventato, perché magari era il marito. O uno degli altri colleghi, che storia. Comunque, insomma, non sembra un normale passaggio in auto questo, e non sembra che uno che è in bici, che è arrivato anche da pochissimo, fra l'altro, lì, abbia tutta questa urgenza di andarsene via subito in macchina. Anche questo è un elemento di grande sospetto nei confronti di Muhammad, oltre al fatto che la macchina è stata bruciata con questo gas, olio esausto. Io sono esausto adesso, sono molto stanco, tra poco faccio una pausa, ve lo dico subito. Questo olio esausto, no, che ha una combustione molto lenta. Una prima testimonianza dei suoi amici diceva che quando l'ha visto arrivare a casa quella mattina, insomma, sembrava avere delle macchie di olio. Poi però hanno cambiato idea, ma gli inquirenti sono rimasta impressa questa testimonianza. C'è poi una telecamera, che qui vi faccio vedere un fotogramma, in cui lo si vede di mattina alle 10 a Concordia e non si è ancora cambiato, si ritiene, e forse i pantaloni sono sporchi. Poi dei pantaloni sono stati trovati, bisogna vedere se sono gli stessi, e ci sono troppi particolari per fare tutto in un video solo. Tra poco questo video lo finisco e poi approfondiremo i singoli dettagli in video più piccoli successivi, perché sennò si diventa matti. Comunque, questa è una breve panoramica del perché ovviamente bisogna sospettare molto di Mohamed Galul. Allora, ricomincio dopo una pausa, ve lo dico subito, è passata una giornata perché non riuscivo ad andare avanti, dovevo fare anche altre cose. Qui si sta mettendo un po' male. È stato il mio pensiero di un folle, quello di trasformare un video in un vaso di Pandora e tenere dentro tutto quello del caso di Alice, è impossibile. Comunque la scaletta l'ho fatta, adesso che cosa si fa? Io voglio completare questa scaletta, però il video è già lunghissimo, per cui andrò un po' più di fretta in questi argomenti, non perché siano meno importanti, ma perché non voglio fare un video di 4 ore, insomma. Poi nel prossimo video su Alice, penso proprio, anche ci sarebbe un altro argomento, ma vabbè, probabilmente su Alice, approfondirò meglio, che è meglio, no? Fare video più approfonditi e magari su argomenti più limitati all'interno di Alice. Comunque adesso proviamo a finirla. Adesso si parla del terzo uomo. Il terzo uomo è saltato così agli onori della cronaca, soprattutto per le lettere. Aveva mandato delle lettere amorose su note sa quadretti, da quel che ho capito, ma comunque cartacee, vintage, ad Alice, e sono state trovate nell'armadietto in fabbrica di Alice. Erano molto passionali, diciamo, e questo contrasta col fatto che all'inizio di un'intervista televisiva avesse detto che in realtà è solo un'amica, ma anche amica è una parola grossa, c'era lì la moglie che suggeriva. Ok, per molti è stata molto misteriosa questa bugia del terzo uomo, per me non è così misteriosa, c'era la moglie lì vicino, non è che lui potesse dire in effetti amavo moltissimo Alice, lei sì che mi piace molto, non sta palla al piede che ho sposato, cioè, capito, diplomazia, bisogna anche pensarle tutte. Al di là del fatto che fosse ovvio che lui non volesse far sapere di avere questa passione per Alice, ci sono altri elementi che hanno creato un po' di sospetti su di lui. Per esempio, nella notte da incubo di Alice, di sicuro, che incomincia giovedì 17 e va avanti venerdì 18, sembra che l'ultimo suo uomo avesse spento il cellulare e quindi non si riesce a vedere le sue posizioni GPS. Ci dice anche, ci ricorda, che lui di solito non lo spegne mai di notte, e questo è fantastico, qua sento lo stile di Sebastiano, questo è il Sebastiano del Modenese, questo terzo uomo, perché in effetti quasi tutto quello che dice attira sospetti su di lui, come vedremo. Ora, qui è inutile dire, è una strana coincidenza che proprio il giorno in cui ci interesserebbe molto sapere dove è andato di notte, invece di stare a casa, che magari è stato a casa, ma anche l'alibi della moglie non è proprio il massimo. Lei dice praticamente che si è addormentata e non l'ha visto rientrare, una cosa del genere, che non è un grande alibi. E comunque la moglie non fornisce mai alibi di cui ci si possa fidare. C'è questo dubbio, no? Di dove sia andato di notte.
Poi c'è anche il dubbio di dove sia andato di mattina, perché alle 5.25 lui esce, a questo punto il telefono è acceso, e ci fa vedere anche un percorso, però c'è il dubbio che questo percorso si possa modificare direttamente con Google. Non lo so, mi sembra strano francamente che si possa modificarlo senza lasciare tracce che sia stato modificato, ma non sono sicurissimo. Comunque qui c'è un testimone, lui praticamente esce alle 5.25 per andare in fabbrica, no, è troppo vicino alla fabbrica. Tant'è che il terzo uomo non si sa dove abiti, qua vi faccio vedere questa cartina, io l'ho messo a Carpi, ma niente panico, non è a Carpi, guardate un po' che strano che sono io, a Carpi ci sta Marco, in effetti cioè c'era prima di tornare in Sardegna. Il terzo uomo è vicino a Carpi, non vi dico dov'è perché è un segreto di Stato. Comunque nel calcolo dei percorsi vi posso dire che pochi minuti di differenza, per cui sicuramente se usciva alle 5.25 la mattina arrivava in fabbrica molto prima, arrivava in fabbrica alle 5.40 e quindi non alle 7. Lui comunque dice che è stato al bar di San Prospero, che trovate anche questo in questa mappa, che era anche quello del bar Ariete, credo, ma non sono sicuro che sia lo stesso bar, con un collega. C'è anche la mappa Google che dice che è stato lì, però c'è quel dubbio che si possa modificare. La testimonianza del collega, come sempre collega anonimo, non si sa chi è, potrebbe essere chiunque, anche Marco in teoria, ma lo dico come caso limite, è più importante, no? Poi io ho questo dubbio, perché io sono malfidato, in questo bar era vuoto, non c'era una cameriera, un barista, nessuna telecamera di sorveglianza dentro o fuori, sono dubbi che ho, perché di per sé va bene il collega che gli dice era con me, va ancora meglio se lo ricorda una cameriera, se c'è una telecamera all'ingresso che lo mostra, ma è per dire, ci sono questi dubbi. Ci sono tutti altri dubbi che hanno creato ulteriori sospetti, il fatto che lui ha chiesto alcuni giorni dopo di buttare via le sue tute, mettiamola così, di sostituirle con tute nuove, no? Tute che usano una fabbrica dove si vernicia, immagino che si sporchino spesso. E il modo in cui lui ha giustificato questo non è stato il massimo. Proprio stile Sebastiano. Vi ricordate quando con megafono andava in giro a dire udite, udite, sto per lavare delle cosine, vestiti di liana, mia moglie misteriosamente scomparsa con litri di candeggina, o quando telefona agli amici fidati dicendo devo andare fuori in una notte buia e tempestosa a fare cose strane con una corda. Sebastiano, no? Non si chiama Sebastiano, il suo nome inizia per la lettera G, ma non l'ho scoperto io, l'hanno detto in una trasmissione TV. Comunque lo stile è quello, perché lui in pratica come giustifica questo fatto? Avrebbe potuto dire semplicemente è una sporca per questioni della fabbrica, ogni tanto le cambio. No, dà un'altra spiegazione. Non volevo lavarla nella lavatrice di casa perché se no si rovinava la lavatrice. Che è quel dubbio che ti viene, soprattutto per me, per le mutande, no? Quando c'è queste mutande che incomincia a camminare da sole, che sono dei grappoli da vermi, tu pensi, la metto nella lavatrice, un po' se lavano, però poi la lavatrice è da buttare praticamente, considerando il costo della lavatrice, è meglio buttare via le mutande. Però non era una grande difesa in effetti, no. Poi cos'altro è venuto fuori? Mamma mia, che in pratica delle telecamere, i giorni precedenti, non so se il giorno prima o due giorni prima, avevano mostrato l'auto con la targa di Alice, cioè si poteva vedere la targa con queste telecamere, e quella del terzo uomo andare in quella zona, non è che si vedesse proprio che si fermavano lì, ma la strada che conduce ai laghetti. Poi dopo un po' di tempo le due macchine in fila allontanarsi, come dire che si sono incontrati lì, tutte e due, due macchine diverse. Il sospetto è che si incontrasse nella zona dei laghetti, guarda caso, con Alice. E quindi tutte queste cose insieme ovviamente generano qualche sospetto. Ma un mistero nel mistero è il comportamento degli inquirenti, che non hanno indagato in nessun modo il terzo uomo. Hanno considerato più sospetto il marito che non il terzo uomo. Per tutti è strano, è molto strana questa cosa. Si è sentito persino parlare di brutte, bruttissime voci, che sia un intoccabile, sapete, di quelli coi santi in paradiso, che anche i magistrati fanno così per non vedere quello che combina. Ma è una storia molto brutta perché mette in cattiva luce la magistratura, che è imparziale e non può fare favoritismi. Ma è particolarmente assurdo in questo contesto, perché è vero che sappiamo poco di lui, ma sappiamo che lavora in fabbrica, va a timbrare il cartellino alle 7 del mattino. Cos'è, un miliardario incognito? Capito? Un grande leader politico che per diletto lavora in fabbrica. Cioè, è strana sta cosa. Non sembra far parte di un gruppo sociale, di uno strato sociale
che possa far pensare a quei brutti pensieri di favoritismi perché intoccabili. Per cui no, io non credo a quello, io penso un'altra cosa invece, che gli inquirenti sanno cose che noi ignoriamo, ed è ovvio questo, loro sanno più di noi, noi abbiamo così gli scarti, le poche cose che arrivano in TV o sui giornali. E viene da chiedersi che cosa sanno loro, gli inquirenti, che li rende così sicuri che non può essere lui, non c'entra niente. Da notare che tutto fa pensare che proprio gli inquirenti di sicuro hanno aiutato il terzo uomo a tenere nascosta la sua identità, a differenza di Marco, che si sa che almeno si chiama Marco, insomma, che vive in Sardegna, si sa anche il cognome, ma non mi interessa qui ripeterlo adesso. Questo anonimato è per proteggerlo? Perché persino il fratello Matteo di Alice, e anche quello ha creato un po' di sorpresa, devo dire, che ha sembrato voler difendere il terzo uomo, come dire, non accusatelo, non fate credere che potrebbe essere stato lui, che poi magari lo linciano. Dio me ne scampi, cioè, spero che non ci sia questa barbarie di questo tipo, che uno è un sospetto e va in giro con i forconi, spero proprio di no. Ma comunque, per amor di Dio, se ci fossero questi dubbi, allora teniamo ben segreta la sua identità. Il mio dubbio però è un altro. Questo sistema, per proteggerlo, di nascondere solo l'identità, non funziona bene. Innanzitutto è praticamente certo che tutti quelli della fabbrica sanno benissimo chi è il terzo uomo. Voi pensate che quando questo terzo uomo porta appunto le sue tute per cambiarle, l'addetto alle tute che cosa fa? Le porta in questura, quello che è in procura. Ma vi sembra normale? È la procedura standard? C'hanno la lavanderia in procura? No. È perché sapeva benissimo che quest'uomo aveva una relazione con Alice, Alice era morta, e allora ha pensato, l'ha detto alle tute, porca vacca, magari c'entra qualcosa. Ma non lo sapeva solo lui, tutti in fabbrica lo sapevano, tutti loro conoscono il nome e cognome dove abita, e lo hanno detto alle loro mogli, e le mogli hanno detto alle loro amiche, in quella zona tutti lo sanno chi è. E che cosa serve allora questo anonimato per proteggerlo? Sono le persone di quei luoghi che lui potrebbe accidentalmente incontrare, e non voglio neanche pensarci, essere trattato male da queste persone. È un po' una presa in giro questo anonimato di protezione. Noi che non siamo di quella zona in effetti non sappiamo chi è, ma non cambia niente. Per me verrebbe protetto di più se gli inquirenti si facessero sapere queste prove risolutive a favore, queste dimostrazioni che non può essere stato lui, da notare che qualcosa è uscito ovviamente. Che c'è tutto questo testimone al bar di San Prospero che dice è stato con me, e quello per la mattina. Per la notte non mi risulta che sia venuto fuori nulla di concreto, anche se è brutto parlare di prove di innocenza, ovviamente di solito è a carico dell'accusa la prova, ma comunque sia, se hanno queste informazioni che chiariscono ogni posizione, ogni dubbio, per me sarebbe meglio per lui, anche per la sua buona reputazione, no? Perché qua la situazione è... Gli inquirenti non le indagano, però mezza Italia pensa porca miseria sul terzo uomo, che è una brutta situazione e magari ingiusta, perché io non sono così convinto che sia stato lui, francamente. Ma comunque sia, per ora non abbiamo ancora capito quello che invece gli inquirenti sanno. E cioè loro sono convinti che non c'entra proprio nulla, difatti non l'hanno neanche indagato. Da notare che parlando di dubbi, i maggiori sono riguardo a quella notte, no? Il suo cellulare è spento e quindi in teoria lui potrebbe essere andato ovunque quella notte. Si è parlato anche di una macchina che seguiva quella di Alice, ma non si è riusciti a capire che macchina fosse, e men che meno vedere il numero di targa. Era la macchina del terzo uomo? Ci sono questi dubbi. Devo dire che io, per semplice così esercizio di logica, considero probabile che lui sia uscito per andare a vedere cosa combinava Alice, perché l'aveva fatto poco prima. Il pomeriggio del 17, giovedì 17, noi sappiamo, e lo ha ammesso alla fine, che era andato al bar di San Prospero dove Alice parlava col Muhammad II, che non è Galul. Poi ha detto che non è riuscito a vederla, ok, ma comunque questa volontà di andare a vedere cosa combina Alice negli appuntamenti ce l'aveva nella testa. Magari gli è venuto in mente anche dopo, quando ha saputo da qualche messaggio di Alice, qui bisognerebbe capire se c'è stato questo messaggio, che era lì da ore, 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 ore con Marco, perché è un fatto quasi statistico, diciamo. Se anche la tentazione non gli veniva alle 21, alle 22, al terzo uomo di andare a vedere, magari gli veniva alle 23, a mezzanotte, o all'una di notte, o alle due di notte, ottimi momenti per andare lì e trovarli ancora lì. Per cui per me è probabile che sia davvero andato a guardare che cosa succedeva. E questo devo dire che è interessante come scenario, molto di fantasia, lo ammetto,
che cosa sarebbe accaduto, supponendo appunto che non sia lui il colpevole. Io non faccio nessuna fatica a fare questa supposizione, che gli inquirenti abbiano ragione, perché loro hanno più informazioni di noi. Però è interessante capire, lui non c'entra niente con la morte di Alice, non voleva ucciderla, però è curioso, un po' geloso forse, sa che incontra Marco, perché è lui che ci ha detto che avrebbe incontrato persone, e secondo me lui sapeva anche che era Marco, l'ex collega. Non l'abbiamo visto entrare al Smart Café, perché sennò sarebbe stato visto dalla telecamera. Diciamo che si è postato un po' fuori, no? Quando vede uscire la macchina di Alice, dopo una quantità di ore mostruosa, a questo punto sono le 3.50, la segue. E che cosa pensa? Che cosa pensa vedendo andare su, giù, in posti strani, fermarsi un'ora in via Forella? Possiamo immaginare. Innanzitutto è probabile che pensasse, ecco Marco. Perché il terzo uomo sapeva che aveva l'appuntamento con Marco, non poteva certo immaginarsi Mohamed Galul, che manco lo conosceva. Quindi il terzo uomo avrebbe potuto immaginare che Alice stesse passando del tempo in campagna, imboscandosi in una via, con Marco. Probabilmente il terzo uomo era geloso. L'ha seguita addirittura fino ai laghetti, perché lì avrebbe potuto vedere qualcosa di inquietante, ma senza capire veramente cosa stava guardando. Avrebbe potuto vedere l'auto di Alice che si ferma in zona dei laghetti, il loro luogo segreto, ma uscire un uomo dalla macchina. A quel punto non avrebbe potuto pensare, oddio, è l'assassino, perché in quel momento non c'era motivo di pensare questo. Potrebbe aver pensato, invece Alice mi ha, tra virgolette, tradito, è andata lì nel nostro posto con un altro uomo. E magari pensava anche che fosse Marco, perché da distante magari non riesce a capire che non era lui, per dire. Potrebbe aver avuto idee molto confuse in testa il terzo uomo. E io mi chiedo, non sarà che magari almeno agli inquirenti ha raccontato tutto? Cioè ha detto, in effetti sono andato a cercarla, non l'ho uccisa io, però ho visto che girava e poi ho visto qualcuno uscire dalla macchina, per dire, no? Sono ipotesi di fantasia. Comunque diciamo che sarebbe interessante, quando c'è il processo, se venisse chiamato al banco non degli imputati ma dei testimoni il terzo uomo, per aver visto qualcosa magari quella notte. È una mia idea, perché questo fatto è un colpo di sfortuna, sarebbe, diciamo, per il terzo uomo. Cioè lui esce di casa per fare una cosa un po' sospetta, come spiare Alice, ma non vuole ucciderla. Però quel giorno qualcuno la uccide e ovviamente nascono sospetti su di lui, il fatto che non si riesca a sapere dove era quella notte, ad esempio. Cercheremo di capire meglio, gli inquirenti ci diranno meglio, non fosse altro, quando c'è il processo. Di questo ne sono abbastanza convinto. Va bene, allora, l'avrei dovuto fare un po' più approfondito questo discorso, ma come vi dicevo volevo troncare un po' il video. Riprenderemo meglio molti argomenti che sono venuti fuori interessanti. Concludo con un piccolo aggiornamento su cose uscite da poco, no? Sono stati trovati reperti con DNA, un mozzicone di sigaretta, uno addirittura con DNA misto Alice Mohamed Galul, molto interessante, una spallina o un reggiseno intero, non ho ancora capito, comunque sulla spallina di un reggiseno di Alice è stato trovato il DNA di un altro uomo che però non sembra essere Galul. E quindi molto interessante. Ora devo dire che Matteo, il fratello di Alice, ha detto, io qua devo ancora verificare queste cose, che hanno trovato questi reperti che erano stati lasciati lì all'addiaccio, nella zona dei laghetti per 4 mesi, che chiunque poteva andare lì, compresi i turisti, che purtroppo c'è un turismo criminale, non perché siano criminali i turisti, ma perché sono attirati dalla notizia dei crimini e a volte vanno in quei luoghi a vedere. Cioè, io spero di essermi sbagliato, spero di aver capito male, che non vengano considerati reperti importanti cose lasciate lì, che chiunque può modificare, prendere, pasticciare quando vuole. Sarebbe una cosa estremamente strana proprio. Ma di questo ne approfondiamo meglio la prossima volta, magari, assieme a tanti altri argomenti. Adesso il video propriamente di Alice finisce qui e ci sarà dopo la sezione dei commenti. Per cui intanto vi saluto, vi ringrazio a tutti e vi dico alla prossima. Alla prossima! Allora, eccoci ai commenti. È una parte che, come ho già spiegato, mi piace perché tengo un contatto con voi e poi mi stimolate tantissimo con idee, cose e anche obiezioni, come vedremo. Devo dire che mi avete fatto un po' tribolare questa volta, però, nel senso che i commenti sono tanti, ma la stragrande maggioranza erano impubblicabili, quantomeno a video. Molte tensioni, accuse molto precise, un po' troppo precise, e non li posso mettere commenti così.
Da notare che questa tensione che c'è intorno al caso di Liana l'ho già segnalata in passato, continua ad andare avanti, a peggiorare. Tra l'altro non so se avete sentito quella incomprensione tra Nicola e Sebastiano, no? Non voglio dire niente, non voglio dire niente. Tra Nicola e marito non mettere il dito, vabbè, il marito di Liliana, ma funziona anche con Nicola. Se la sbrigheranno loro, si spera che poi, passati così questi momenti agitati, magari riusciranno a chiarirsi, ma c'è proprio un'atmosfera un po' difficile intorno al caso di Liliana e molti di questi commenti sono sul caso di Liliana. Poi sono quelli anche di Erba e lì la maggioranza non è d'accordo con me e va bene, difatti parleremo di alcuni di questi commenti. Incominciamo allora, incominciamo con Mara che ci parla di Sergio e dei soldi dati a Sergio in quell'episodio di cui si è parlato. Ricordo un'intervista a Sergio in cui disse che Lilli pochi giorni prima di sparire gli regalò 1600 euro dicendogli di tenerli che aveva troppi contanti in casa. Magari mi sbaglio io, ma io più che la frase troppi contanti in casa, che è un po' dire non so più dove mettere i soldi, aiutami tu se c'è uno spazio, ha detto che lei ne ha tanti, che è comunque strano, è un po' strano. Io questo discorso di un parente che mi dà qualcosa dicendo non preoccuparti tanto, io ne ho tanti, riguardava le mele, le pere, no? A volte c'hanno una cassetta, dice ma mi dai tutte queste mele, ma io ne ho tante a casa. Quei soldi non mi era mai capitato, francamente. Quindi sì, è un po' strano. E non credo che potrebbe dire mio fratello una frase simile se non fosse in grado di capire il significato. Ah, tu pensi che ci fosse una cosa in codice? Infatti in quest'ultimo caso regalerei senza aggiungere spiegazioni, alquanto ambigue per un profano. Mi sovviene il dubbio che anche Sergio sappia molto di più di quanto non dica. Si può sempre avere questi sospetti. Io non sono così sicuro ancora che ci fosse questo enorme giro di soldi. Chiaro che questa cosa del ne ho tanti in casa è un po' strana. Si può immaginarlo in un contesto più normale, del tipo non ti preoccupare, io ho una certa abbondanza. Poi che la frase esatta fosse ne ho tanti in casa, vabbè. Ho già fatto questo discorso, no? I conti ufficiali, quelli conosciuti, sono quelli di una Liliana e anche Sebastiano che vivono al di sotto del loro reddito come abitudine. Hanno una sola macchina, lì va sempre, Liliana va sempre a piedi, non vanno in alberghi costosi o cose del genere, vanno in Slovenia che è economico, sembrerebbe che guadagnino molto meno di quello che guadagnavano. Poi però ci sono le cose un po' segrete, i tantissimi soldi che si suppone desse a suo fratello, tutto basato su una frase di Pier Giorgio, figlio di Sebastiano, che paga il mutuo Liliana a Sergio. Non è che non ci creda, però bisognerebbe capire, è successo una volta che un mese Sergio ha avuto difficoltà e quel mese è andata incontro Liliana, che era sorella e sarebbe anche normale aiutarlo, oppure proprio fisso, ha messo in conto come disposizione permanente di pagare sempre il mutuo. Quanto è questo mutuo? Perché secondo me facendo i conti così possono tranquillamente avanzare 500-600 euro al mese Liliana e Sebastiano come regola quasi, e quindi potrebbero anche darli tutti con generosità a Sergio. Non sono così sicuro, francamente, che ci sia un giro così enorme di soldi inspiegabili. Comunque un saluto a te Mara, vediamo un po'. Ehi. Urca, questo è quello lungo. Allora, questo è di Shaman De Zoo, che io chiamo amichevolmente sciamano perché lo conosco, mi segue da tempo. Adesso facciamo così, visto che è lunghissimo, ve lo lascio in primo piano così potete leggervelo tutto, io vi faccio un po' una sintesi e poi vi mostrerò le singole parti a cui rispondo. Il riassunto è questo, in pratica lo sciamano dice non capisco perché tu con Bossetti, il caso Yara Bossetti, eri molto critico nei confronti degli inquirenti eccetera e qui invece sei a favore degli inquirenti e critico contro la difesa. Quasi che questa fosse una incoerenza. In realtà non è che io uso il criterio essere sempre contro gli inquirenti o sempre a favore. Io seguo il caso. E a volte, per caso, sono a favore e a volte sono contro. Non può esserci questo criterio che io sia sempre un bastian contrario. Poi, qua dice che ci sono prove meno schiaccianti su Rose Olindo. Diciamo che ci sono molti indizi su Rose Olindo che sono perfettamente ragionevoli e coerenti. Con Bossetti c'era una prova apparentemente schiacciante, ma estremamente anomala. Non voglio rifarvi tutto il caso di Yara, ma vi dico solo che il DNA
che proveniva, visto che non c'era il mitocondriale, da liquido seminale maschile, era stato rovesciato su un lembo degli slip tagliati appositamente per tirarlo fuori dai vestiti, e lì ci sono messe le goccioline, una cosa che non si capisce come potrebbe accadere in un rapporto sessuale, ed era molto più fresco, più vitale, più recente del resto del corpo che era in decomposizione. Quindi una prova che era schiacciante in teoria, ma estremamente fasulla, estremamente sospetta, per il resto nulla. Parlando di analogia come di sospetti, c'è da dire che non c'era nessun elemento che Bossetti avesse mai conosciuto o frequentato Iara, non frequentava gli stessi ambienti, ovviamente si erano mai scambiati messaggi, nulla di nulla. Persino la dottoressa Letizia Ruggeri, l'accusa, ammise che non riusciva neanche lei a immaginarsi come tecnicamente fosse accaduto quel venerdì che tirasse su Iara, che poi erano le 18, mi sembra di ricordare, cioè non era così tardi, sul suo furgone cassonato o sulla sua macchina, visto che c'era altra gente lì, lampioni e tutto. Non ha neanche provato a fare una ricostruzione, perché neanche con la fantasia riusciva a immaginarselo. Nel caso di Rosolindo non ci sono dubbi che conoscessero i Castagna, la Fella Castagna, e che avessero un rapporto terribile con loro. Ci litigavano spesso. Due giorni più tardi avrebbero dovuto andare a una causa che aveva denunciato, la Castagna aveva denunciato loro per aggressione, e probabilmente avrebbe dovuto pagare soldi, e già questo faceva ribollire ancora di più il sangue. Questa non è ancora una prova schiacciante, qua di fatto incominciando a vedere singoli pezzi, qua dice: il fatto che gli stessi litigassero con i coniugi Marzu Castagna non prova che siano stati loro a commettere questa strage. È ovvio, quella non è la prova schiacciante, quella è un movente che rende estremamente coerente e probabile questa possibilità, cosa che non succedeva affatto con Bossetti, per dire. Qua si tratta di una serie di indizi forti, tutti perfettamente coerenti. Poi qua dice una cosa che potrebbe essere un'inezia, ma hai colpito sul vivo. Qua dici: diversamente nel caso di Erba, per il mio, hai bollato i due coniugi come persone sgradevoli e litigiose, fermandoti a tale etichetta. Questo sì, di moda e trendy. Di moda e trendy adesso? Quando si dice che una cosa è trendy o di moda, si intende adesso, non 50 anni fa, 30 anni fa. In quest'ottica mi spiace, sciamano, ma si può dimostrare facilmente che la mia tesi non è affatto trendy e di moda e popolare. Basta aprire un'altra pagina di YouTube, per esempio, per non interrompere questo video bruscamente, scrive strage di Erba o Rose o Lindo per avere video su questo argomento, e poi guarda tutti quelli a favore della tesi, poveri innocenti incastrati dalla mala giustizia, e trova quelli invece che dicono sono proprio colpevoli e persone molto sgradevoli. Io ho fatto questo lavoro non per questioni statistiche, per documentarmi. Non sono riuscito a trovare un video contro uno che dicesse in effetti sono comunque colpevoli. Tutti hanno seguito il trend, cioè moda, cioè tutti vanno lì in questo momento. Questo solo per precisare. Poi chiaramente non è che si fanno queste cose per moda, per essere controcorrente. Ci sono opinioni che si hanno per fatti concreti. Ma assolutamente dire che io sono trendy per come mi vesto sti capelli, proprio no. È nel caso di Erba e di Olindo e Rosa, io sono assolutamente contro tendenza. Anche nei commenti sotto i miei video, difatti la maggioranza dicono ma no, ravvediti, poi ne vediamo un altro, difatti tra poco, che insomma sembra che sia ostinato. Io non sono ostinato, ti dico che gli elementi che tu consideri molto oggettivi, che dovrebbero allontanare, dici, che portano alla colpevolezza distante da Olindo e Rosa, vedi, non è una prova schiacciante il fatto che loro ce l'avessero a morte, guarda caso, proprio con Raffaella Castagna. Però non è neanche una prova di innocenza dire che una delle prove di colpevolezza cade una, ci sono tutte le altre, anche se ovviamente la difesa in un lavoro metodico ha cercato di farle cascare tutte una per una, ma in pratica non c'è riuscita. Poi ne vedremo anche meglio quando rispondo all'altro commento sull'argomento. Poi vabbè, tu parli anche delle aporie, io non scommetterei le aporie, qualunque cosa tu intenda, che siano paradossi, enigmi irrisolvibili o anacoluti vari. Qui la situazione a livello di discussione è molto semplice. Sono stati trovati un'infinità di indizi fortissimi. C'è stata all'inizio una confessione completa, poi ha cambiato difesa, difensori più ambiziosi, ritrattate tutto, e vediamo di smontare uno per uno tutti questi moltissimi indizi perfettamente coerenti. Tu consideri che siano molto efficaci queste demolizioni, io un po' meno. Ti dico questo, secondo me
Lo scetticismo che io ho, per esempio, nell'aver sentito ore e ore e ore, perché quella specie delle Iene non era analizziamo in modo obiettivo il caso, vediamo cosa c'è di nuovo, una cosa a sfavore dell'accusa, un'altra cosa a sfavore dell'accusa, un'altra cosa dell'accusa. Non è così. Hanno detto alla difesa, fate tutto quello che volete, qua ci sono le telecamere, e hanno preso tutto il lavoro della difesa, che si tratta di analizzare migliaia di pagine, intercettazioni, di audio e trovare qualunque errore, qualunque stranezza a danno dell'accusa, gonfiarla a dismisura per far credere che sia fondamentale. Ma quello che è il punto è che non è che questo scetticismo che io ho sia assente in te o in molte altre persone che hanno creduto ciecamente al servizio delle Iene. Io credo che invece non vi sia scattato il meccanismo dell'alzare gli schermi, dell'avere un po' di spirito critico. Quello scetticismo che avete in altre circostanze. Quando voi state a vedere una pubblicità, facciamo anche un esempio più personale. Diciamo che tu ti vuoi comprare un'auto usata e vedi un annuncio così che vendono una Matra Simca, che non me la invento, c'era la marca Matra Simca. Com'è che si chiama quella macchina? Sembrava quella di Diabolik, Baghera, che era anche figa, devo dire, molto economica, un barcone, però una bella forma. Diciamo che tu vedi questa persona che ti vuole vendere la sua Baghera, la Matra Simca. Che cosa vuoi che faccia questo qua? Passerà il tempo a dirti la macchina più bella del mondo, te la do per pochissimi soldi, fai un affarone, durerà tutta la vita. Complimenti alla macchina di continuo. Ma tu che non sei scemo, capisci che non puoi fidarti ciecamente di queste parole, perché provengono da uno che non è per nulla obiettivo. Quello scetticismo a me basterebbe. Tenete conto che in televisione fanno gli spot pubblicitari, quello lì era uno spot per la difesa, non c'era un reale contraddittorio di nessun tipo. E avendo avuto tempo, anni per lavorarci sopra, hanno trovato tante belle cosette, alcune più convincenti, altre molto meno. Però bisogna averlo questo scetticismo, non si vede un servizio che parla del caso in generale, per puro caso viene fuori tutto contro l'accusa, tutto fuori dalla difesa. È la difesa che parla, non è obiettiva ovviamente. Tenete conto, fra l'altro, abbiate pazienza, che Frigerio è morto, no? È morto alcuni anni dopo, se non mi ricordo l'anno esatto, ma è interessante questo grande special televisivi, uno dietro l'altro, perché poi ne ha fatto un altro ancora, come sappiamo, le Iene, vengano dopo che Frigerio era morto e sepolto, perché farlo prima sarebbe stato un po' imbarazzante col testimone oculare che ancora può andare in trasmissione a dire ma no, no, ero lì, sono sicurissimo, per dire, no? Tenete conto che all'inizio di quest'anno è morto pure l'avvocato di Frigerio, per causa naturale si suppone, anche se mi sembrava molto giovane, 55 anni. Comunque hanno fatto un'indagine, sembra tutto in regola, cioè in regola, potrebbe aver fatto tutto da solo, non si è voluto approfondire troppo per sensibilità nei confronti dei parenti, che posso capire, ma hanno creato, no, questo non è che li hanno ucciso loro, ma voglio dire, si era creata una situazione ideale per la difesa. Il testimone principale non c'è più, e neanche il suo avvocato, vabbè. E poi questa opportunità che spesso le reti medie si danno, perché vogliono mettere sempre in rilievo che i magistrati sbagliano sempre, che sarà utile in futuro, eccetera, eccetera. Io ho questo scetticismo, non è che io non abbia guardato, io le ho guardate queste cose, le ho guardate tutte. Io posso ammirare a livello tecnico una certa abilità nel riuscire a grattare il fondo del barile, ma con lo scetticismo attivato non mi hanno fatto questa grande impressione, anche perché sono andato a vedere le sentenze, che sono noiose, sono scritte, tutto quello che vuoi, ma sono dettagliate, smentiscono molti di questi elementi, soprattutto quella di Cassazione. Quel video lì, non so se ho visto proprio quello, ma ne ho visti tanti, perché sono tutti uguali in pratica questi video, cioè la fonte è sempre le Iene e poi anche quella che adesso non mi ricordo il nome, il grande inganno, di giornalisti, dei giornali o di Libero, non lo so, che avevano scritto proprio un libro sull'argomento e poi hanno fatto un canale YouTube con una playlist che è tutta sull'argomento e è tutta monotematica, tutta a favore di c'è stato un grande complotto contro il povero Olindo Rosa. Non è che solo perché c'è tanta gente che ne parla e pochissima che parla contro devono avere torto i tanti, ma io per mia attitudine sono un po' scettico quando cercano di convince a mia forza una voce più forte, voglio sentire anche le voci più deboli, più piccole e il contraddittorio. Io ti dico, per concludere questo argomento sul fatto, io non è che sia così sicuro o che consideri particolarmente sgradevoli, hanno fatto una cosa terribile, ma per me, per la mia scala di valori, quello che loro hanno fatto è stata una follia di un momento che avevano premeditato, ma in un periodo in cui era completamente fuori di testa. Per me non sono loro le persone peggiori del mondo. Sono peggiori quelli che magari sono furbi e non uccidono, ma sono carogne giornalmente, se le godono le carognate e la fanno anche franca.
qui devi sbattere in casa tutta la vita. Ho idee diverse dalla giustizia, ovviamente. Questi invece sono due brave persone, lavoratrici, eccetera, che non avrebbero fatto male a nessuno se non fossero stati tormentati per giorni, settimane, mesi, con la polizia che gli rideva in faccia ogni volta che andavano a chiedere di far star zitto tutto questo caos. Lì sono crollati i nervi e hanno fatto una cosa spaventosa, perché in quel momento non capivano più nulla. Ma io non sono contento che siano l'ergastolo. Io vorrei la revisione del processo, anche per sentire un po' tutto da capo, no? Questa volta anche un'altra voce, quella dell'accusa, ma nella speranza che ci sia una condanna meno esageratamente severa, perché l'ergastolo è piuttosto inumano, in effetti siamo pochi in Europa occidentale a farlo. Per cui spero anch'io che verrà riesaminato il processo. Un saluto allo sciamano. Cristiana Fornasaro, ma sinceramente tutti quelli che non la riconoscono a seconda... Ah, qua parla di Liliana e delle telecamere. Che non la riconoscono a seconda che sia in via Damiano Chieso e Cassonetti o in Piazzale, qui parla del fratello, e incluso il fratello e la sua cara amica, quante donne portano la borsa a tracolla a sinistra e sono vestite con i capi dello stesso identico colore? Su, via! Cristiana, allora sì, è un tema interessante. In effetti anche a me è sembrato un po' strano, soprattutto Sergio, che dice la riconosco alla perfezione in via Damiano Chiesa, è lei, cammina proprio come lei. Piazzale Gioberti, no, non mi sembra lei, cammina in modo diverso. Io non posso giudicare perché non ho questa capacità di riconoscerla, visto che non l'ho mai vista camminare, insomma non la conosco di persona, di Liliana. Però mi ha sorpreso molto, devo dire che l'ho fatto vedere anche a due mie collaboratrici e tutte e due mi hanno detto, ma a me sembra la stessa, di via Damiano Chiesa, di Piazzale Gioberti, mi sembra la stessa proprio, anche il modo in cui cammina. C'è una delle mie collaboratrici, che non dirò il nome per tutelarla, tutelo le mie fonti, che ha detto, ma guarda che Sergio, più che cercare giustizia in genere, vuole un tipo di giustizia, vuole la condanna di Sebastiano perché solo così avrà un vantaggio economico. Se venisse anche fuori che il colpevole c'è, ma è un altro, Sergio a livello economico non cambierebbe nulla. Cosa c'entra questo? Questa mia collaboratrice ha sviluppato una teoria interessante, che io vi spiego di seconda mano perché non ho capito i dettagli, come vedremo. Cioè lei dice, se viene fuori che quella in Piazza Gioberti era sempre Liliana, è più difficile per il percorso che ha fatto Sebastiano che possa essere lui colpevole. Se invece si imbocca in quella via, via Largo, adesso non mi ricordo più il nome, abbiate pazienza, ma poi non arrivi in Piazza Gioberti, potrebbe averla intercettata Sebastiano. Una teoria di questo tipo. E quindi, in questa ipotesi, che è anche un po' maliziosa, che più che cercare giustizia in assoluto, il pool di Sergio stia cercando di vedere se si riesce a dare la colpa a Sebastiano, era importante non riconoscere in Piazzale Gioberti. Una teoria un po' strana, io ve la propongo come mi è stata raccontata. Riguardo alla cara amica, che penso ti riferisca a Gabriella, appunto, è una cosa un po' misteriosa. Io ho già detto la mia opinione, mi sembra troppo strano che lei abbia mentito in quella diretta con la dottoressa Bruzzone, eccetera, eccetera, se pensava che quella fosse Liliana, perché poi lo sapeva che avrebbero fatto vedere le immagini agli altri. Non aveva paura di essere sbugiardata. Oltre al fatto che non capisco bene perché per lei sarebbe stato un vantaggio far credere che quella non fosse Liliana. Io ho questa mia idea, che lei fosse sincera. Lei non sapeva a quel tempo come era vestita, e guardando solo la corporatura e così, e magari il modo in cui camminava, non ha avuto l'impressione che fosse lei, che considero interessante questa valutazione. Qua poi mi dici una cosa, che tu me lo chiedi con un tono giustamente sarcastico, retorico, che mi dici quante donne portano la borsa a tracolla a sinistra e sono vestite con i capi dello stesso identico colore? Ecco, questa è una domanda interessante. Bisogna considerare un fatto, che le immagini non mostrano in modo molto dettagliato. I pantaloni sembrano di un colore diverso, come tonalità, ma può essere la luminosità un po' ingannevole. Il giubbotto si capisce che è più o meno grigio e potrebbe essere molto simile. La borsa nera si sa solo che è una borsa nera, non è che dall'immagine a telecamera vedi che è una Laura Biagiotti, il modello esatto. Ora, non voglio neanche provarlo perché sono già attenzionato in quel senso, quindi finisco con la camicia di forza, però me l'ero chiesto anch'io questa tua stessa domanda. Volevo anche fare la statistica mia personale, soltanto che mi è venuto in mente quando è arrivato il caldo. Che c'entra? C'entra, perché col caldo come ne trovo qua le donne col giubbotto imbottito? Ma in dicembre, cioè comunque, vabbè, prossimo inverno, voglio provare a farlo. Vado in giro e mi guardo intorno. Pensate che mia sorella Manuela, ad esempio, ha un giubbotto grigio praticamente identico a quello di Liliana e ha borse di vari colori, fra cui anche neri. Cioè la mia domanda è,
che tu ti poni in modo sarcastico, ma io sottolineo in modo più serio. Visto che alla fine dei pantaloni non sappiamo un accidente, perché i colori cambiano ogni inquadratura della telecamera, le scarpe sono due macchiette nere, non vuol dire niente, rimane solo il giubbotto e la borsa, nera e a sinistra. Ok, ma o è a sinistra o a destra, per cui lì è 50%. Si tratta di giubbotto grigio e borsa a sinistra. Non è una coppiata così rara, bisognerebbe capire quanto sono diffusi questi giubbotti grigi, che non è detto che il modello sia identico, basta che sia una macchia grigia e andrebbe bene. Magari provateci anche voi quando fa più freddo, o se vivete in luoghi che anche adesso fa freddo, vedere, perché secondo me non è un evento rarissimo. Poi ovviamente è un po' una bella coincidenza che ci sia l'accoppiata di questa combinazione. Comunque insomma rimane un po' quell'aspetto misterioso del perché soprattutto Sergio la riconosce in alcune immagini e in altre no. Un saluto a Cristiana. Allora, Manbesta. Ciao Paolo, mi invito, aspetta, dovete leggere perché li ho già letti per sceglierli, ma devo capire di quale si parli, di quale l'argomento. Ah sì, qua parlo del caso, ecco, vedete, lo sciamano mi faceva l'esempio di Bossetti e Iara dicendo ma come, nel caso di Iara è critico nei confronti dell'inquirente, qua invece sei a favore. Non faccio le scelte in quel modo, io guardo il caso. E qui mi dice una cosa, fra l'altro il migliore degli uomini, una cosa del genere. Mi viene in mente il caso della povera Iara Gambinasio, la campagna denigratoria dei media su Massimo Bossetti, ben prima che fosse emessa la sentenza. Ecco, qua devo dire una cosa, ovviamente io mi scelgo i messaggi, anche i commenti, ma li scelgo anche che mi contraddicono, come abbiamo appena visto, poi ne vediamo anche un altro, e più di uno in realtà. Qua posso dire una cosa che mi ricordi, cioè in quel caso i media e anche chi ha fatto circolare certe notizie, chissà che è stato, hanno creato un danno immenso a Bossetti e sbilanciato il processo, perché due grandi bugie sono uscite prima del processo e ci hanno creduto tutti. Una era che Bossetti avesse materiale pedopornografico nel suo computer e allora si dice alla gente, c'è un sospettato per aver ucciso la bambina Iara e questo qui guarda le foto delle bambine nude, non c'è più un dubbio al mondo, è lui. Non era vero, era falso, completamente falso, non c'era nessun materiale di quel tipo. C'era normale materiale porno, anche abbastanza all'acqua di rose, con donne adulte, che c'è in tutti i computer, anche nel mio ogni tanto. E c'era anche nel computer del papà di Iara, anche quello era un pedo pornografico. Ma quella notizia è circolata e tutti si hanno creduto. Poi c'è stata quell'altra cosa, del furgone che gira continuamente intorno al centro sportivo. Un'immagine del vero furgone e altre immagini bianche, furgoni diversi, luci che non si riconoscevano. Poi non l'hanno portato al processo, quel video, perché era ridicolo, si scopriva subito. La dottoressa Ruggeri si giustifica dicendo non l'ho fatto io quel video, ho fatto tutto i carabinieri, il centro, tale, così. Ok, non è colpa tua. Però intanto in televisione hanno fatto vedere e rivedere, tutti ci hanno creduto. Poi non era vero. Però intanto il processo era già deciso ed è quello che parla, di cui parla anche Manbesta, suppongo. Per cui sì, insomma, i media hanno un'influenza spaventosa sull'opinione pubblica e vedete il discorso che non si devono influenzare i giurati è un discorso molto teorico. A parte il fatto che io non sono così convinto che in Italia si sia così rigorosi come in America, dove addirittura vengono tenuti in un albergo, nel palazzo di giustizia, non li lasciano neanche tornare a casa a accendere la televisione durante il processo, ma anche lo facessimo in Italia, cosa che non credo, che importa? Quei giurati non vengono da Marte, sono stati in Italia tutto il tempo, si sono già fatti l'idea con tutte idee false, fasulle, e arrivano già lì convinti che sia colpevole. I media possono essere spaventosi a volte. E quindi niente. A presto Paolo, ti si ascolta se mi fa piacere, ti ringrazio molto Manbest, probabilmente tu sei davvero il migliore degli uomini. Rita Vicario. Ecco, qua parla dell'ipotesi che ho fatto io, perché non sapevo come immaginare perché esce senza niente, che è una cosa assurda. L'ipotesi era, perché era successo anche a me una cosa simile, anche se non con la borsetta, sapevo di andare in un luogo dove potevano saltarmi addosso i delinquenti, ho lasciato a casa tutto ciò che era di valore. Potrebbe aver fatto lei lo stesso. E qui Rita Vicario approfondisce, ma anche si potrebbe supporre che in caso di emergenza avrebbe potuto gettare la borsa da qualche parte e non tenere niente dentro riconducibile a lei. È un'ipotesi interessante anche questa. Devo dire che per approfondirla un po', questo lo si può fare con i delinquenti, appunto, non con la polizia, perché se tu, c'è questa ipotesi, a cui io non credo molto, che Liliana fosse in un giro criminale,
tu lasci anche i documenti a casa, ma se ti prende la polizia non è che non hai i documenti, dici ah beh, non sapremo mai chi sei, ti portano in questura e finché non ti identificano non ti mollano. Con i delinquenti invece funzionerebbe, questi qua non possono andare al casellario giudiziario, all'anagrafe. Quindi è un'idea interessante anche questa, di non poter essere riconoscibile. Una volta ho fatto anche questo, da questo non ve lo racconto, è una cosa un po' strana che ho fatto, ero un po' strano una volta io, non come adesso che sono normale. Va bene, poi che cosa dice? La cosa, guardando gli uomini che le camminavano dietro, la cosa vero strana è che una volta raggiunto Piazza Gioberti, due di loro si sono avvicinati e hanno iniziato a camminare uno di fianco all'altro, cosa che fino a quel punto non era accaduta. Camminano uno distante all'altro come se non si conoscevano, la stavano scortando. Allora, sì, c'è quel particolare che ne ho accennato solo in parte. Non so se l'ho detto, ma mi sembra di sì. Proprio riguardo a questi movimenti, no? Sia di loro che si imboccano in quella strada, ed erano lì vicino, uno davanti e uno dietro, mi sembrava, a Liliana. E poi in Piazzale Gioberti, li ho fatti vedere anche a Paola. Paola è di Trieste. Foto in repertorio di Paola e un grazie perché lei mi aiuta sempre, anche come supporto emotivo. Cosa succede? Che lei, vi giuro, senza che io avessi fatto un'imbeccata, mi ha detto, ma è normale, normale cosa? È normale che a Trieste possa accadere che due amici, invece di stare come succede normalmente, vicini e parlare spesso, uno sta un po' davanti, l'altro sta dietro, si ignorano, poi a un certo punto uno viene in mente e gli dice una cosa e gliela dice. È una cosa un po' strana, ma devo dire che in casi eccezionali mi è capitato anche a me di farlo, è una possibilità. Comunque non nego che, analizzato, diciamo, senza pensare che scade a Trieste, ci saranno i matti a questo punto, possiamo dire, è un po' strana sta cosa. Più però che vedere un collegamento con Liliana, che sembrava proprio che ignorassero Liliana e lei ignorasse loro in modo molto astuto, tra loro c'era un rapporto un po', cioè loro imboccano quella strada che non mi ricordo più il nome, dopo la faccenda dei sacchetti messi via, no? Che si girano a sinistra, e lì sembravano proprio distanti, che non si parlassero. In Piazzale Gioberti all'inizio sembravano ancora distanti, poi uno dei due si avvicina e proprio si vede che parla all'altro, e senza un saluto iniziale. E poi vanno via insieme in pratica. Quindi o sono gli amici di Trieste, diciamo, che fanno così, se ne camminano, stanno distanti uno dall'altro, ogni tanto si parla, c'han voglia, oppure tra di loro poteva essere davvero qualcosa di un po' strano. Però il collegamento con Liliana non lo vedo, cioè non vedo nulla, nessuna interazione tra Liliana e questi qui, che magari le citavano, però diciamo che non mi sembra probabile che si avesse un contatto con Liliana. Comunque quella coppia è un po' strana in effetti, gli amici. Un saluto a te, Rita. Barbara Venditti, ciao Paolo, aspettavamo tempo un tuo video riguardo, perplessità. Se effettivamente Liliana avesse dato a Sterpin, avesse detto a Stepini dove andare alla Wind e che avrebbe ritardato solo mezz'ora, penso che poi avrebbe dovuto andare a casa per riprendere il cellulare, portafogli e anelli per poi andare allo Stepini. Quindi solo mezz'ora per uscire di casa, andare a fare quello che doveva fare, tornare a casa, riprendere gli effetti e uscire. E essere da lui entro le 10. Io penso che invece Claudio sappia perfettamente cosa stava andando a fare Liliana, visto che l'allarme rosso è scattato immediatamente e non era di certo per andare alla Wind. Qual è il punto? Dunque, vabbè, tu fai questa analisi che è interessante, no? Perché mi piace sentire ipotesi varie. Cioè, tu sostieni che lei sia uscita senza niente, ma già pensava, faccio l'incontro pericoloso, magari poi torna a casa a prendere tutto e ti chiedi, sarebbe arrivata in tempo? Non sarebbe arrivata molto in ritardo? Hai ragione, in effetti. Hai ragione, io avevo pensato all'ipotesi lascia a casa le robe di valore per l'incontro pericoloso. Ma non avevo pensato che mantenendo vivo l'incontro, l'appuntamento con Claudio, poi doveva fare proprio in fretta questo incontro per poter tornare a casa e ritornare lì. Ti devo dire che io ho fatto quell'ipotesi perché, disperato, non ne trovavo altre ragionevoli, ma io non sono neanche così sicuro che fosse vuota quella borsa all'inizio. Dopo che ha buttato via i sacchetti, sembra proprio che guardi dentro, ma non mostra nessuna sorpresa nell'ipotesi scartata, in effetti, che avesse dimenticato a casa. Guarda per vedere cosa, il vuoto, e dice tutto bene ancora vuota? No, forse c'era qualcosa in quel momento. Non lo so, quello lì della borsa rimarrà un mistero a lungo, io credo. Riguardo il fatto che Claudio sappia qualcosa di più, eccetera, è possibile ovviamente. È possibile. C'è quel fatto che lui diceva aspettiamo un segnale, che è un modo un po' originale per sollecitare qualcuno che non arriva a un appuntamento.
come stai? Che c'è? Un problema? Aspettiamo un segnale, tanto aspettiamo è noi. Potrebbe essere plurale maiestatis, visto le attitudini di Claudio. Ma se lui è da solo, perché dice noi aspettiamo un segnale, un qualunque segnale? È un po' misteriosa quella cosa. Io comunque questa idea, più per istinto che per un motivo che posso spiegarvi, che Liliana avesse davvero raccontato a Claudio la faccenda della Wind. E Liliana stava usando una scusa per non far sapere neanche a Claudio cosa voleva fare poco prima. Ma è una mia ipotesi. Un saluto a Barbara. Bess me lo ricordo già, anche se mi sono pure ridimenticato cosa voleva dire, mamma mia come sono smemorato, mi sembrava che mi avesse detto come si chiamava. Comunque, un saluto a Bess. Hai ragione, lì nel video si vede benissimo che non portava la borsa chiara con le mappe, bensì una borsa scura, sembra nera. Ma hai fatto caso nel video che si vede come la borsa si aggonfia, quindi piena. Diciamo che, visto che sembrerebbe lei non avesse nient'altro che sacchetti e la bottiglia con sé, diciamo che per essere una borsa semivuota il volume che è da notare nel video fa pensare che forse aveva anche qualcos'altro con sé. Sì, è quello che dicevo prima, c'è questo dubbio. Io la butto così, non alluda nulla, ma a me la borsa sembra più che piena. Le dimensioni di una borsa che contiene il necessario. Con questo un saluto alla Germania. Ah, viene sede in Germania. Che contiene il necessario? Qui in effetti non so cos'è il necessario. Il necessario per cosa? Tu pensi che lei si sia fatta male da sola? Sarà portata i sacchettini e i sacchettoni? Può darsi. Non credo molto a questa ipotesi, ma va bene. Oppure che fosse per fare qualche cosa di losco e che c'era dentro una borsa. Rimane un grande dubbio. Posso dire come commento alla tua valutazione che è vero, anch'io ho notato subito che sembrava gonfia questa borsa, cioè non schiacciata. Va detto però che alcune borse hanno una loro struttura, una specie di scheletro, cioè il materiale non è floscio, per cui anche se vuota rimane un po' in posizione, no? E qui bisognerebbe capire, io so che gli Laura Biasotti, perché nelle foto di trovamento si vedeva proprio la marca Laura Biasotti. Ho anche provato a cercarla, ma non sono sicuro che sia proprio quel modello. Comunque ha dei rinforzi laterali, per cui potrebbe restare un po' gonfia anche se non è del tutto piena. L'ipotesi però che ci fosse dentro qualcosa per me è ancora più probabile, insomma, bisogna capire che cosa. Un saluto anche a te, Barbara, dall'Italia in questo caso. Vediamo, Oblique. Ah, Vincenzo. Ti chiamerò Vincenzo perché Oblique... Non so cosa voglio dire esattamente. Ciao Paolo, probabilmente Liliana cercava un'opzione per nascondere i numeri bloccati ma senza sbloccarli. Continuare a tenerli bloccati ma facendo in modo che non si vedesse sul cellulare. In questo modo se qualcuno avesse spiato il cellulare di Liliana non avrebbe notato nulla di anomalo e non le avrebbe chiesto come mai hai bloccato questo numero. Per me avrebbe chiesto come mai hai questo numero in rubrica, perché se no poteva sbloccarli prima dell'appuntamento e era a posto. Secondo me non voleva proprio che questa persona vedesse che lei aveva quel numero in rubrica bloccato o meno. Spero che mi hai fatto capire bene. Ti mando un abbraccio, ci seguo da molti anni e riesci a tenermi compagnia. Ti ringrazio molto Vincenzo, soprattutto di trasmetterti calma. Io non sempre ce l'ho, ma riesco a trasmetterla. Me ne terrò un po' per me le prossime volte. Comunque questo discorso è molto interessante. Fra l'altro mi viene in mente un dubbio. Io non ho un iPhone. Però sarebbe bello che ci fosse questa funzione. Sapete cosa mi ricorda questa funzione? Quella di nascondi gli importi che c'è a volte nel portale del sito della banca, no? Nel mio sito c'è, non so se l'avete anche voi. Cioè tu fai il login, eccetera, e all'inizio proprio ti chiedono, c'è l'opzione, vuoi nascondere gli importi? A che serve? Se nascondi gli importi non vedi un tubo, cioè non vedi gli importi, i soldi che hai in banca, i soldi che hai speso, allora che guardi? Vedi le operazioni, bonifici, questo e quello, senza l'importo però. In pratica si utilizza in situazioni particolari, è quando tu devi far vedere a un amico, qualcuno della banca, alla polizia, non lo so, qualcosa che hai fatto con la banca, ma non vuoi svelare tutti i tuoi segreti, tipo quanti soldi hai in banca. Attivi prima, nascondi gli importi e puoi navigare nel tuo conto corrente, ma i valori non ci sono più, ci sono solo le operazioni fatte. Sarebbe interessante che ci fosse qualcosa di simile anche nei smartphone, proprio in questa ipotesi. Tu non vuoi cancellare dei numeri dalla rubrica, ma non vuoi che altri possano vedere che hai questi numeri. Immagino comunque che non ci sia questa opzione, o sì. Questo me lo possono dire quelli che hanno l'iPhone. Nell'Android mai sentito, anche se potrebbe essere un'applicazione specializzata.
per la riservatezza, non cancelli le rubriche, cioè non cancelli il nome delle rubriche, non cancelli le chat WhatsApp, però le rendi invisibili se tu non inserisci un ulteriore password o cose del genere. Comunque sì, è possibile quello che ipotizzi, proprio perché se avesse voluto semplicemente cancellarli, che difficoltà c'è? Perché bisogna andare a cercare su Google, insomma, che ci vuole? Vai in rubrica e li cancelli, non saranno 200. Per cui è possibile che lei cercasse di fare quello. E secondo me non c'è riuscita, perché poi di fatto i cellulari non li ha portati quel martedì. Ringrazio te, Vincenzo. Poi, Maria Teresa, non mi fiderei affatto delle osservazioni di G. Credo che sia Gabriella. Per i tuoi video, bravo, complimenti, analisi sempre puntuali e interessanti. Le osservazioni di G, di Gabriella, sarebbero della telecamera? L'ho già detto prima, non vorrei ripetermi sempre, io ho questa sensazione che lei veramente non abbia riconosciuto Liliana. E il fatto che l'abbia detto in modo così sicuro, del tipo non è lei, ha detto, mi conferma che non era una bugia, perché tu non dici una bugia se sai che è una bugia che verrà scoperta. Avrebbe potuto, se per qualche strano gioco che non riesco neanche a capire, considerasse utile confondere l'opinione pubblica dicendo che quella non è Liliana, avrebbe almeno potuto dire a me non sembrava lei, le immagini non erano però molto chiare, così ti lasci aperta una porta, no? Una porta di emergenza, ma dire non è lei, con sicurezza, si rischia di fare brutta figura. Poi infatti dopo è fuori che Sebastiano ha detto è sicuramente lei, Sergio, almeno in via Damiano Chiesa, stessa immagine di Gabriella, è sicuramente lei. Per me Gabriella, senza sapere il fatto dei vestiti, non la considerava molto simile a Liliana, che è una cosa da tenere a mente. Un saluto a te, Maria Teresa, e ti ringrazio anche per i complimenti. GS, Paolo, hai visto il... Ah, sì, ecco, questo è un altro su Erba. Hai visto il video che ti ho indicato? Sì, li ho visti tutti questi video. Sono tutti quanti a favore della difesa e li ho guardati. Il giudice del primo processo hanno messo in sentenza che Frigerio disse è stato Lindo, venne poi scoperto che quell'audio fu manipolato, la vera frase era stavano uscendo. Sai cosa hanno fatto i giudici del processo d'appello? Hanno dovuto riconoscere la manipolazione, ma hanno scritto che era involontaria, e la questione l'hanno chiusa così. Rettifica Paolo, sei sempre preciso puntuale, non puoi cadere in un errore così grosso. Allora, GS, non so bene il nome di battesimo, ma comunque va bene. Rettificare io? La rettifica la fa chi diffonde un qualcosa di sbagliato. Io non ho mai parlato di sto fatto di stavano uscendo, invece, cioè hanno fatto credere che ero Lindo, invece era stavo uscendo. Semmai sono i vari giudici che hanno sbagliato e poi, diciamo, è stato riconosciuto in appello. La rettifica su cosa dovrei farla? Ad avere ancora qualche dubbio sulla colpevolezza di Olindo e Rosa, dopo questa prova schiacciante che non c'entra nulla? Ti spiego, questo commento l'ho trovato molto interessante e didattico, fra l'altro interessante anche perché, vedete, ce ne sono moltissimi nell'ultimo video su Erba e quasi tutti sostengono la difesa di Olindo e Rosa e dicono che io sbaglio essere scettico sui servizi delle sante Iene, insomma. Però su argomenti che ho già trattato, loro sembravano così innocenti nelle intercettazioni ambientali, sapevano di essere intercettati, l'hanno scoperto il primo giorno, pensavano fosse nel citofono la cimice, quindi hanno recitato. Loro dicevano cose che non erano giuste come ricostruzione, si sa per certo che all'inizio mentivano, volevano far credere ognuno dei due che la colpa era tutta propria e poi che non fosse premeditato. Ho già citato questi argomenti e quindi non sto a ripeterli con altri commenti. Questo è nuovo invece, questo parla di un altro elemento che avevo letto ma non mi ero ricordato di parlarne. Ora, tu mi dici rettifica magari sul fatto che questa è una prova decisiva. Non è decisiva secondo me e ti spiego il perché. Quello che hanno fatto la difesa è qualcosa che devono fare, andare a cercare errori di qualunque tipo e poi far credere che fossero molto importanti. Perché non era così importante questa cosa? Tu dici manipolare l'audio? No, nelle trascrizioni dall'audio a metterlo per iscritto hanno sbagliato. Cosa comunissima. Questi audio sono sempre molto caotici, non si capisce bene. Io ho fatto la stessa cosa, non nel corso di un processo. Vi ricordate quella volta che vi ho parlato dell'intervista a Claudio in cui diceva sono anche andato un poco in via Verrocchio? E poi alcuni di voi mi hanno detto guarda che non dice un poco, dice all'imbocco di via Verrocchio. A me sembrava veramente strano, avevo sentito proprio un poco e anche Nicola aveva sentito quelle, anche Maddalena. Comunque sono andato a risentirmi quell'audio, l'ho amplificato il volume, l'ho rallentato. Oh, avevate ragione voi, diceva all'imbocco
E lì ho fatto la rettifica, perché io ho comunicato un'informazione sbagliata e ho fatto la rettifica. Ma era un errore in buona fede, sembrava veramente che c'esse un poco. In questo caso, per me è più probabile un errore in buona fede. Nelle trascrizioni nessuno ha manipolato gli audio e non era minimamente decisivo. Perché dico che era decisivo? Perché vedi, se fosse stata l'unica testimonianza emersa di Frigerio, perché Dio non voglia, fosse morto in quell'ospedale e l'unica cosa rimasta era quell'audio, sarei d'accordo con te che è decisivo tutto il processo basato su quell'audio, lui che dice era Olindo, poi viene fuori che non era Olindo, che ha detto una parola diversa, ma non è andata così. Frigerio è sopravvissuto, ha potuto andare a processo e ha detto chiaramente è stato Olindo, gli ha puntato il dito addosso nell'aula tribunale, poi c'è stato un grande caos. La loro di disgraziato bastardo, e lui se ne va via urlando a loro assassini, assassini. Quindi non c'è un dubbio al mondo che Frigerio ha riconosciuto Olindo e Rosa, Olindo, e questa cosa qui è un dettaglio, è una cosa vecchia, non importa. Che importa quello che ha detto come registrazione quando c'è lì l'originale che lo può ripetere al processo con la sua voce, che si sentiva benissimo. Ma la difesa, giustamente, gratta il fondo del barile, trova un errore, lo ingigantisce, l'audio manipolato volontariamente, le prove decisive erano false. Non era una prova decisiva. Quell'audio lì si poteva buttare un eccesso e non cambiava nulla. C'era Frigerio che al processo diceva chiaramente è stato Olindo. Si tratta di vedere come si dà il peso alle varie cose. Per me, anche se tu lo scrivi in modo sarcastico maiuscolo involontario, era involontario. Questi audio sono assolutamente terribili. Mi capita anche a me nei video di far fatica a capire le parole proprio, a volte ci si sbaglia. E comunque, come logica, perché tu puoi pensare, invece magari l'hanno fatto apposta. Perché l'avrebbero fatto apposta? Visto che avevano il testimone originale ancora vivo che era lì, che diceva, sì sì, al processo lo ripeto che è stato Olindo. Non cambierebbe niente, non serve manipolare una prova quando c'è l'originale che te ne fornisce 100 al giorno, se vuoi. Questo è un altro modo di vedere le cose, ovviamente diverso da come è stato spiegato nelle trasmissioni tutte gestite dalla difesa. Un saluto a te GS. Poi K Luna, ciao Paolo, riguardo i numeri bloccati, a questi ritornano i numeri, sicuramente li voleva cancellare tenendoli bloccati e purtroppo non è possibile. Su iPhone i numeri bloccati rimangono in una lista dove si vede anche la foto del profilo se anche l'altro non ti blocca. Anche secondo me questa cosa è abbastanza fastidiosa. E qui tu appunto hai l'iPhone, deduco, e mi confermi quella che era la mia ipotesi, che non si riesce a fare questa cosa, che secondo me comunque o la Apple o qualche applicazione, qualche programmatore che fa un'applicazione potrebbe pensarci, modalità riservatezza nel tuo telefono. Certe cose le vuoi tenere, ma che non possano essere viste da altri. E quindi puoi attivare la modalità riservata. Per esempio, prima di andare all'appuntamento, attiva la modalità riservata e apparentemente scompaiono tutti i nomi, le chat, le cose che non vuoi che si vedano, ma ci sono ancora. Torni dall'appuntamento, disattivi la modalità riservata e si vedono. È un'idea. Io adesso non programmo le app, diciamo, per cui, ma se no sarebbe un'idea farlo. Un saluto a te, Caluna. Erpico. Può darsi che non fosse Lilli in un guaio, ma un suo conoscente. Anche questa è un'idea interessante. Può darsi che quel giorno è stata mandata, qua ci sono un sacco di ipotesi, devo dire, è stata mandata a un incontro per fare un favore a qualcuno. Può darsi che sia stata trattenuta per fare pressioni sulla persona da cui è stata mandata. Può darsi che sia stata una trattativa per il rilascio, ma nel frattempo Lilli muore spaventata dalla piega che ha preso la situazione. Quindi viene fatto trovare il cadavere. Per me esce senza niente, perché si pensa di rientrare a breve. Per me questa cosa comunque la preoccupava. È possibile che abbia sapesse qualcosa riguardo, pur non essendo lui direttamente coinvolto. E hai fatto un sacco di ipotesi. Viene da fare un sacco di ipotesi su quella strana uscita di casa di Liliane, infatti, in effetti. La trattativa per il rilascio, sinceramente, è roba da film. Tieni conto che quasi tutte le persone che girano intorno a Liliana erano controllate non solo dalla procura, ma dai giornalisti. C'erano giornalisti in ogni strada di Trieste. Te le immagini queste belle trattative con lei ancora lì sequestrata? Mi sembra molto improbabile questo. Comunque altre ipotesi che hai fatto sono possibili. Ah, qua ne messi due perché c'è la domanda e la risposta, così risparmio, così evito di affaticarmi. Gabriella Cosma dice, ma il DNA del figlio lo hanno analizzato, cioè confrontato con quello del cordino? E Andreina Pucci risponde, hanno già quello del padre, che è come quella del figlio. Ecco,
In linea generale potrei dirti qualcosa di simile a Andreina, ovviamente non è detto che sia proprio uguale, ma tra padre e figlio è vicinissimo praticamente, quasi identico, per cui credo proprio che nel momento in cui lo paragonano per esempio a Sebastiano e diciamo che vedono che non è il suo, ma vedono che è estremamente simile, capirebbero che è di un parente stretto e a quel punto sì che l'avrebbero preso al figlio, ma non è successo nulla di simile perché credo che quel DNA non assomigliasse per nulla a quello della famiglia Visintin. Heidi, scritto in questo modo, e magari scriveva così, non lo so, era necessario un appuntamento per poter accedere al negozio vino in quel periodo. Però, non lo so, tu me lo dici come sicurezza perché qua non c'è punto di domanda. Se tu sei di Trieste, lo sai, è un'informazione utile che ci dai, che fa anche rima. Io non lo so, io so che nel periodo del lockdown c'è un sacco di rotture di palle, cioè anche per andare in banca devi avvisare prima, per qualunque cosa, per andare in comune a fare documenti. Non so se anche al negozio Wind. Comunque, beh, tu dici questo, magari vediamo se altre persone di Trieste se lo ricordano. Nel qual caso sarebbe una cosa abbastanza clamorosa perché avranno sicuramente fatto un sacco di approfondimenti gli inquirenti e avrebbero potuto scoprire che magari non aveva fatto nessuna prenotazione per la Wind, a confermare quindi che lei non aveva nessuna intenzione di andarci. Quindi uno spunto interessante da sviluppare in futuro. Poi, qua ce ne sono due di fila, sì, in realtà sono sempre di Sergio. Ragazzi, qua mi sta cascando il microfono, vabbè. Dunque, qua mi parla del casco integrale, dice non mi pare che il casco sia integrale. E poi dice luce dello scooter, quello scooter che passa vicino durante una sequenza telecamera a Liliana. Luce dello stop scooter si è accesa proprio in corrispondenza della signora, quindi ha rallentato un attimo. Alla destra della signora non c'era una vetrina da guardare, è vero. Lo scooterista raddrizza il capo subito dopo aver oltrepassato la signora. Tutto l'insieme dà l'impressione che lo scooterista volesse squadrare la persona che stava oltrepassando. Un veicolo a due ruote è il metodo ideale per eventualmente pedinare una persona in città. Sì, è possibile, lui in realtà più che pedinare l'ha preceduta. Ma poi dopo dice quest'altra cosa interessante. Lo scooter di cui ho fotogramma nel minuto 28:50, se riguarda il mio video, sembra parcheggiato in piazzale Gioberti al fotogramma del minuto 27:17, sempre nel mio video. Sono andato a vedermi questi fotogrammi per controllare, vediamo un po'. Allora, qui c'è l'immagine, no? Si vede la luce dello stop dietro accesa, che può essere semplicemente toccare un po' i freni per rallentare. La testa piegata, qua dice integrale, no, devo dire che non sono un esperto dei caschi, per integrale intendo dire che ha le barriere sui due lati, è quello il problema, se tu hai qua una barriera non puoi piegare gli occhi e basta, devi proprio girare tutta la testa per vedere e mi sembra che abbia questa caratteristica, poi non è di quelli mostruosi col muso proprio, capito? Comunque è abbastanza per giustificare che giri la testa, però è interessante questa idea perché in effetti guardare l'ha guardata bene. E tu dici, questo è il fotogramma dove si nota questo, in piazzale Gioberti è parcheggiato. E qui vedi, c'ho il dubbio. Questo è il fotogramma come minuti e secondi che mi hai detto tu. Qua si vede una persona sullo scooter, bene in primo piano, che però non è parcheggiato, sta andando. Parcheggiato, proviamo anche a ingrandire un po'. Qua parcheggiato è... Ti dico, l'unico scooter che mi sembra di vedere parcheggiato è quello dietro il segno, diciamo, freccia a sinistra, a destra e in basso, che si vede però proprio poco, si vede solo mezzo scooter. Sarebbe questo? Perché quello in primo piano a me non sembra uguale, anche se c'è la difficoltà che in un fotogramma lo vedi da dietro, nell'altro davanti, e ti manca sempre l'altra parte di confronto. Tra l'altro anche il casco mi sembra un po' diverso di questo qui che sta sullo scooter. Forse quindi parlavi proprio di questo qua. È molto piccolo e sfocato, si vede veramente poco. Comunque vediamo un po'. Come si fa a saperlo con certezza? Il portabagagli, quello che è grigio e nero, è troppo distante per me. Potrebbe essere, mettiamola così. Potrebbe essere, però tieni conto, se non ricordo male, che questo fotogramma viene inquadrato dopo che Liliana è già passata. Quindi cosa vorrebbe dire? Cioè che lui è andato dietro a Liliana, ha parcheggiato lì la moto, lo avremmo visto a questo punto, credo, o l'ha preceduta ancora.
Comunque, guarda, non è che io escluda questa possibilità. All'inizio io non riuscivo a vedere una coincidenza tra lo scooter, il primo, e questo qua che si vede in primo piano. Però è vero che se qualcuno deve fare un incontro con Liliana, o chissà perché aggredirla, volergli parlare con tutti i costi, non lo so, si può usare uno scooter. E quello lì, insomma, ha guardato bene Liliana quando è passato vicino, per cui non escludo che il tizio con lo scooter potrebbe centrare davvero qualcosa. Però da questa immagine non riesco a capire veramente che sia uguale, può esserlo, ma è troppo piccolo lo scooter parcheggiato. Allora, Marisa, ciao Paolo, bentornato. In effetti qua ogni volta sembra che sono morto. Questa volta la pausa è stata lunghissima perché c'era una quantità di materiale spaventosa sul caso di Alice. Devo dire che ho in progetto di fare altri video su Alice e di farli con una frequenza un po' maggiore, con argomenti più specializzati, come è normale che sia. Ho voluto fare questo video che è un po' riassuntivo di un po' tutto, ma poi si approfondiscono meglio le cose, fra l'altro tutte le cose del DNA, la spallina del reggiseno, i profili dei personaggi, il terzo uomo misterioso, tante cose, ma una alla volta. E a questo punto, visto che il grosso della documentazione l'ho già fatto, magari un po' più frequenti, io spero, veramente. I cieli erano rimasti a casa, mi pare di aver capito, quindi molto probabilmente Lilli voleva eliminare i numeri bloccati, giusto il giorno prima, perché temeva fossero scoperti a Barba Blu, che è il nome che ho usato io, ipoteticamente, quello che stavo per incontrare, e che si sarebbe arrabbiato moltissimo a vedere che Liliana avesse semplicemente in rubrica uno di quei numeri. Però poi non li ha cancellati, motivo in più per cui non ha portato con sé il telefono. Sì, in effetti penso anch'io questo. Lei ci ha provato, ma quello che voleva fare, cioè di non sbloccarli, e se li elimini in pratica li sblocchi, ma al tempo stesso non farli vedere, non c'era riuscita. Devo dire che ti sto ascoltando, non ho ancora terminato, avevi solo iniziato il video mentre lavoro, quindi chiedo bene per eventuali mie confusioni. No, niente, quello che hai detto è perfettamente sensato e coerente col video. Avrà una sessantina di numeri bloccati, anche io sono tutti call center praticamente, che non cancellerò mai, anzi l'ho girati a parenti, è una bella idea questa in effetti, di questi tempi non si sa mai. Secondo me la Wind è l'invenzione di Sterpin, il quale era a conoscenza di chi doveva incontrare Lilli ed il motivo. Giustificherebbe il suo prematuro e esagerato allarmismo per il ritardo di Lilli. Grazie mille, grazie a te Marisa. Beh, c'è questa ipotesi, che diciamo anche molto l'ipotesi di Nicola, che in pratica Sterpin fosse al corrente del fatto che Liliana fosse sul punto di fare qualcosa di pericoloso. L'unica cosa che mi fa un po' insospettire è lo strano modo di dire aspettiamo un segnale, aspettiamo un segnale. È una frase che ormai non viene spontanea, poi ognuno ha le sue frasi, i suoi modi di dire, magari per Claudia era normale esprimersi in quei termini. Ma non lo so, c'è questa possibilità in effetti. Sicuramente, come ci ha raccontato la telefonata, Claudio, c'è qualcosa che non va, anche perché i primi racconti che faceva erano cortissima, sarebbe stata cortissima, invece era 10 volte più lunga. Un saluto a te, Marisa, spero di essere qui per restare, quindi fare altri video più in fretta. Stefano De. Non so se sia mai stato ipotizzato, ma la famosa telefonata di oggi mattina, che è durata troppo a lungo, per dire sull'arrivo più tardi che passa la Win, giusto, potrebbe invece nascondere una discussione con Sterpin, che insiste con Liliana per andare o non andare ad un incontro pericoloso. È una possibilità anche questa, è un po' quella di cui si parlava nell'altro commento, difatti. Io devo cercare anche di immaginarmi una coerenza logica, cioè c'è questo strano affare in corso e perché Claudio non ci può andare lui? Lui c'ha la macchina, fra l'altro, Liliana no. Non lo so, uno dei dubbi che mi riesce difficile credere Liliana in un'organizzazione criminale non è solo perché mi sembra veramente una persona, diciamo, molto moderata, posata, figurata di Dio, che non andrebbe contro la legge, ma è anche il discorso opposto, cioè opposto. Ma quale organizzazione criminale si fiderebbe di una come Liliana? Liliana non sembra avere abbastanza carattere, iniziativa, è alta come un tavolino, ma questa non è una colpa. Cioè, anche per fare criminali ci vogliono gli attributi. Insomma, io se fossi a capo di un'organizzazione criminale, un esempio un po' strano, non prenderei mai una come Liliana dentro, perché appena un poliziotto gli fa la voce grossa, che stai facendo tu? Lei racconta tutto, è una mia idea.
Ma non credo che le associazioni criminali si fiderebbero di una mite signora come Liliana. Un saluto a te, Stefano. Poi, Paola Canali. Ah, ciao Paola. Però una persona si riconosce anche come cammina e non solo per gli abiti che indossa, che nessuno sapeva. Immagino che tu ti riferisca in modo specifico appunto a Gabriella, che non riconosce Liliana e non sapeva a quel tempo degli abiti. Hai ragione, sono convinto, ne ho parlato diffusamente su questo, si intuisce quasi un istinto. Tu conosci una persona, l'hai vista tante volte camminare, la riconosci dalla camminata, anche se magari è lontana e non vedi il viso, la riconosci, oppure capisci che non è lei se cammina in modo diverso. E qui c'è un dubbio che è interessante, perché io non l'ho mica capito. A Gabriele hanno fatto vedere un singolo fotogramma o una sequenza animata, cioè il video? Perché non mi sembrava così chiaro in quell'intervista, in quella videoconferenza. Perché fa la differenza, appunto. Se gli avessero fatto vedere solo un fotogramma statico, non può vedere come cammina. E per il resto magari non sembrava a lei. Se gli avessero fatto vedere invece il video, a sto punto sarebbe un po' più strano che non la riconosce. E vengono dei dubbi, perché mi dispiace seminare dubbi a destra e a sinistra, ma qua in questo caso si vive di dubbi. Qua non c'è solo Gabriella che potrebbe aver sbagliato o deliberatamente mentito, qua ci sono anche Sebastiano e Sergio che, consigliati dagli avvocati, magari possono pensare è meglio per me questo e quello, e dicono quello che conviene, più che la verità assoluta. È un brutto dubbio, ma è un dubbio molto concreto, insomma, perché per me non c'è questa cosa da dire, è sicuramente lei. Tu puoi dire, vedo che i vestiti sono gli stessi, ok, ma cosa vuoi vedere? Non si vede la faccia praticamente. Fra l'altro i capelli sembravano neri, talmente neri che non potevano essere i suoi. Qualcuno ha anche ipotizzato che avesse un foulard nero. Un foulard perché un cappello a volume, si vede che non è un cappello quello. Usava il foulard nero, Liliana? Io sono andato a cercarmi un po' di foto e Liliana non l'ho mai vista con un foulard. Magari mi sono sbagliato, non ho visto la foto giusta. Ma diciamo che quelle immagini sono un po' dubbie, secondo me. E tutte queste certezze magari nascono da qualche calcolo. Conviene dire questo o quello. E tenderebbe di capire e fare le pulci in tasca a ogni singola persona del perché può convenire questo o quello. Un saluto a te, Paola. Allora, Giorgia Osella, io non credo che Liliana sia il tipo dove la metti sta. La vedo come una donna forte, cortese ma determinata, che sa ciò che vuole e si ritaglia i suoi spazi. E Giorgia, che ti devo dire? Io non l'ho conosciuta di persona, per cui non posso essere sicuro di niente. Ti dico però, dove la metti sta? Gabriella, se non ricordo male. Mi sembrava un soprammobile all'inizio, Claudio Stepin. Non è che abbia una fiducia cieca in queste persone, però sono due persone diverse che dicono una cosa simile. Sembravano non avere un grande carattere, una grande iniziativa. Quello che ho potuto vedere sono alcuni video amatoriali casalinghi e in quei video mi sembrava molto confermata questa tesi. Molto intimidita, molto silenziosina, molto nell'angolo del tavolo, come dire, non è quella che prende la parola e dice le cose. Sembrava molto timida. Poi magari quei pochi video erano solo coincidenze, ma per me hanno confermato questa idea di un carattere particolarmente mite, forse al punto da sembrare quasi debole e un po' passivo, ma siamo nel campo dei dubbi, diciamo. Un saluto a te, Giorgio. E con questo finisce la sezione dei commenti, diciamo, oggettivi sugli argomenti del video. Adesso ci sono le carinerie, dove comunque c'è anche qualche argomento utile, non soltanto baci e abbracci. Per cui adesso vediamo le carinerie. Allora, incominciamo con le carinerie. Ro, grazie Paolo, non sarei più così tanto tempo da farti sentire. E qui mi vergogno come un ladro, perché ovviamente, non a caso ho incominciato con questo, mi sono stato tantissimo tempo senza farmi sentire, non mi ricordo neanche quanto è passato, 3-4 settimane. Il motivo l'ho detto, oltre a questioni così personali che devo fare anche altre cose, altri video, materiale tanto su Alice è caotico, santo cielo, nessuno con un nome, con un viso, ore delle telecamere che ogni servizio era diverso, continuava a girare un po' alla volta, tutto anonimo, tanto materiale, è stata una faticaccia. Comunque vi posso dire, l'ho già detto anche prima, adesso che ho in testa e anche diciamo, nel computer tutto ben ordinato,
Penso di poter fare un po' più in fretta i video successivi su Alice, che inizierà quindi il ciclo di Alice, e quindi speriamo, dai, che almeno una settimana riesco a farlo. Grazie a Terro. Fra come le rifà, sì. Un'altra persona ben nota. Paolo, gli ultimi video così lunghi e italiani sono meravigliosi. Io li apprezzo tantissimo e anche vedendo le aspettative in caso mi piace, perché sono in compagnia delle tue riflessioni per più tempo. Ti ringrazio per la tua grande capacità di riassumere e raccontare notizie. Ormai la maggior parte le sento direttamente da te, dato che parli di tutto. Beh, in realtà non è che parlo proprio di così tanti argomenti. Ci ho avuto Alice, cioè ci ho avuto Liliana, Erba, ma in pratica non sono tantissimi, anche se vorrei trattarne molti di più. Molte volte mi dite tratta questo, tratta quello, io dico mi piacerebbe, li ho nella lista, però con i miei tempi un po' lenti purtroppo, comunque cercherò di trattare anche altri casi. Adesso comunque sta per incominciare il ciclo di Alice, suppongo. Un abbraccio anche a te, Fra Comedy. Frances Gioia Mami, sempre super analitico, ecco. Qui vedete, ho fatto vedere questo commento per spiegarvi perché non posso far vedere questi commenti. Non so se capite l'anacluto. Tanto di cappello, ti ringrazio molto, Frances. Però è troppo. No, vi spiego il perché, il paradosso di dire ve lo faccio vedere perché non posso farvelo vedere. Perché io vorrei rispondere nelle carinerie, oltre a quelli così diciamo oggettivi, a tanti dei vostri messaggi, ma alcuni sono esagerati, mi mettete in imbarazzo. Come faccio a mettere un commento che dice sei meraviglioso, fantastico, cioè sembra quasi che mi faccia complimenti da solo. In questo caso ho fatto un'eccezione con la morte nel cuore solo per spiegarvelo, come dire, e lo dico ovviamente a quelli che non sono tutti, che mi apprezzano proprio tantissimo, devo dire, dominatevi, cercate di controllarvi, ci vedono in pubblico, facciamo brutta figura. Quindi no, adesso io un po' scherzo, un po' dico sul serio. Mi fanno piacere i complimenti, ma quando c'è una overdose di complimenti purtroppo non posso mostrarli a video perché è un imbarazzo umano notevole. Comunque ti ringrazio molto per tutti questi complimenti. La prossima volta un po' meno e magari raccontami un po' di te, di altre cose o argomenti che vorrei che io trattassi. Non è che le carinerie devono essere solo complimenti, può essere parlare di argomenti che non sono specifici dei casi di cronaca, no, argomenti vari, e magari mi date un'idea per un video diverso dai soliti omicidi, perché mi sto anche un po' stufando di parlare di cose così tragiche tutte le volte. Livia Cianchi, per la sezione carinina, caro Paolo, non ti ho mai scritto commenti di questo tipo, ma oggi voglio dirti che grazie a te ho imparato a ragionare facendo le foto di più realistiche possibile. Vedete, anche in questo caso ci sono complimenti, ma in questa cosa li ho tollerati perché dici anche cose concrete. Quando tu analizzi i fatti lo fai chiedendoti come avresti fatto o pensato tu in quella situazione. Io lo chiamo entrare nella scena del crimine, cioè davvero puoi farlo sia come colpevole che come vittima, anche se è un po' brutto perché la vittima muore. Cambia tutto dalla prospettiva, visto da fuori come il teatrino delle marionette, puoi chiedere qualunque cosa, ma quando tu entri dentro ti chiedi ma io mi sarei comportato così? Perché in alcuni casi la risposta è assolutamente no, né io né nessun altro. Quindi vabbè, ti ringrazio molto Livia, ovviamente devo modestamente dire che sei eccessiva in questi complimenti, però hai ragione su una cosa, io entro nella scena del crimine, è un approccio che faccio, e spero di dare anche suggerimenti su come approcciare i casi, più di dire che io la penso così. In questo video ho fatto quel capitolo che per me è molto importante, di essere un po' scettici nei confronti delle testimonianze, anche se compaiono nella Magica TV, non sappiamo chi sono queste persone, e finché non conosciamo i loro rapporti con altre persone, un po' di scetticismo ci deve essere. Sono piccole chicche che metto qua e là. Ti ringrazio molto Livia comunque per il grande supporto e i grandi complimenti. Poi, sì, però qua sono troppi questi complimenti, cioè io non posso più fare la sezione delle carinerie se va avanti così. No, ecco qua la cosa oggettiva, faccio finta di non leggere i complimenti meravigliosi, ti ringrazio molto Marcella. Personalmente ti guardo a rate, ecco questa è una cosa interessante. E delle volte ti ascolto semplicemente con gli auricolari, giusto, posso benissimo capire che cosa ti muove, mentre sbriglio le faccende. La lunghezza dei tuoi video viene da me molto apprezzata perché non ci sono mai momenti in cui l'attenzione cala. Sei interessante e rilassante al contempo. Un abbraccio. Ti abbraccio moltissimo anch'io, Marcella. Ti devo dire che qui appunto la parte concreta è quello che vi dico, un po' meno complimenti e più elementi concreti perché se non so cosa dire e diventa tutto rosso. Per ora è soltanto sta polo. Un po' spiegazzata,
Non sei l'unica che mi ascolta con gli auricolari, persino alcune delle mie collaboratrici non guardano il mio video, lo ascoltano con gli auricolari e basta, e magari guardano solo se faccio vedere qualche foto, mappa, qualche cartina. E va bene così. Io sarei persino contento che ci fosse una sorta di YouTube, ma tipo radio, no? Solo audio, chissà, magari c'è, ma non è famosa, ecco. Perché sarebbe molto più facile, molto più rilassante. Potrei stare persino sbraccato nel letto e parlo, cioè è una cosa meravigliosa. Comunque ti ringrazio molto, soprattutto per incoraggiarmi su quello invece che tutti gli addetti ai lavori mi scoraggiavano. Non puoi fare video così lunghi, la gente si stufa, non li vuol guardare, siamo nel periodo dei messaggi corti, gli spot elettorali corti, spot pubblicitari corti. Se fai una roba lunga la gente non ti guarda. Beh, qualcuno mi guarda, insomma. Non sono le visualizzazioni dei milioni, ma tutto sommato sono piacevolmente sorpreso che così tanta gente sopporti video così lunghi. Magari perché, come appunto tu dici, li puoi vedere a rate, o non vederli proprio, ma ascoltarli solo. Ti ringrazio molto Marcella. Pruneddu, sei sarda, è un cognome sardo questo. Va benissimo, sei anche carina mi sembra, ma non riesco a vedere bene ingrandita. Ti ringrazio molto Marcella, un abbraccio anche a te. Doriana Osimani, bentornato, evviva, ti aspettavamo e ci piacciono i video lunghi. Ti ringrazio molto Doriana, mi fa molto piacere questa cosa che mi aspetti. Io lo so che non sono tutti così i commenti, cioè non è che sto dicendo tutti quanti quelle 10-20 mila visualizzazioni, però alcune persone sembrano veramente contenti di vedere i miei video. Io penso a loro quando mi sforzo, diciamo, di fare i video, perché certe volte non avrei neanche tanta voglia perché sono anche un po' faticosi. Ti ringrazio tanto Doriana. Francesco Libro, ciao, non troveresti interessante il caso di Francesca Moretti? Ah, avvenuta col cianuro ed è il processo alla conquilina Daniela Astuto. Sì, devo dirti, Francesco, che questi casi, questo qua di Francesca, per il modo orrendo in cui è morta, no? Avvenuta al cianuro, si è scoperto proprio che era cianuro, è una morte anche piuttosto dolorosa, sono molto disturbanti, non è che essere uccisi in altro modo sia piacevole, ma il veleno è una vigliaccheria pazzesca secondo me. E comunque il veleno in passato era considerata l'arma più sofisticata per uccidere. I poracci, diciamo anche mentalmente, culturalmente poracci, usavano le mazzate in testa, le coltellate. Le persone più raffinate, come i Borgia, eccetera, usavano i veleni. Ci sono veleni di tutti i tipi, adesso ci sono veleni che simulano la morte naturale, ci sono quelli che psicoattivi stimolano il suicidio, la persona prova un'ispirazione tale che deve uccidersi subito, una cosa angosciante che usano, sembrerebbe, i soliti russi dei servizi segreti, ma sono leggende, che siano solo loro a usarli. Comunque ci sono suicidi stranissimi, improvvisi, che potrebbero essere dovuti a queste sostanze, alla droga della disperazione. Qui il cianuro, e qui il dubbio qual era, non so se voi vi ricordate questo caso. Muore questa donna, Francesca Moretti, e si è avuto il sospetto che fosse la coinquilina Daniela Astuto, perché è lei che aveva preparato una minestrina, e c'era anche un formaggino, il formaggino assassino si può supporre, però poi è venuto fuori che dal momento in cui gli ha dato la minestra, qui è morta, erano passate alcune ore. Il cianuro è molto più rapido nell'uccidere. Da notare che Francesca aveva anche avuto dei rapporti, diciamo, con persone di un campo nomadi, e lì tutti gli stereotipi del mondo, ma viene da chiedersi se non aveva pestato i piedi a qualcuno in questo ambiente dei nomadi. È un caso interessante anche questo. Devo dirti la verità, però, Francesco, questi casi mi deprimono più di altri. Tutti gli omicidi sono tristi, ma questo fatto di avvelenare è proprio una schifezza terribile, anche perché è astuto, vedi? Anche se viene creato un sistema antico, è molto astuto perché crea una distanza spaziale e temporale tra l'assassino e il momento in cui muore la vittima. Quindi praticamente si può dare qualcosa che magari sai che una persona, tipo una caramellina nel pacchettino di caramelle, gliela dai e magari la prende dopo 2 settimane. Tu nel frattempo sei lontano, o semplicemente nessuno saprà mai che l'hai messa lì tu, perché non si sa quando esattamente è stato messo questo veleno. E quelli dell'avvelenamento sono tra quelli più difficili da risolvere, secondo me. Quasi impossibile, a meno che il colpevole non si tradisca in modo spudorato. Da notare che poi mi risulta che la conquilina Daniela Astuto, che probabilmente anche innocente, ma è stata poi assolta, no? Anche se in apparenza, vivendo in casa, era solo lei che poteva, in realtà no. Aveva anche visto qualcuno muoversi nel suo appartamento, Francesca.
E potrebbe essere qualcuno che era entrato per avvelenare qualcosa, qualunque cosa che poi lei magari ha preso poco prima di andare a quel supermercato, mi pare. È difficilissimo trovare la soluzione di questi casi. Comunque, analizzerò meglio perché è possibile che anche questo è un caso interessante. Ti saluto Francesco. Ryan Cowley. Paolo, sei meglio della droga amara. Tutti i tuoi video visti fino all'ultimo secondo. Molti visti anche più volte. Sei un idolo, un bacio sincero. Post-scriptum, ecco, vedete, non volevo questi complimenti imbarazzanti, sono tutto rosso. Però dice, farai mai un raduno con i tuoi follower? Allora, devo dirti la verità, in questo momento io a malapena esco di casa, anche perché ho un problema al ginocchio terrificante. Il raduno mi sembra difficile in tempi brevi se non cambia la mia vita in modo piuttosto drastico. Stavo pensando più banalmente a fare magari delle dirette, così magari parlo anche di un caso, di qualcosa di concreto, ma intanto vedo i vostri commenti e rispondo in tempo reale, che mi sembra un modo più diretto per comunicare con voi. Ci sto pensando a questa possibilità. Urca, sono finiti. Sono finiti. Va bene, con questa idea, speranza, ipotesi, qualche bella direttona, diretta grande, sono finiti. Io ho fatto un video, sono stanchissimo e posso dire che adesso sono l'1:09, perché continuando a farlo nei ritagli di tempo, perché non ho tutto il tempo libero del mondo, adesso l'ho finito, poi devo fare il montaggio, la compressione, poi mandarlo, poi ci sono i controlli. E vabbè, adesso che giorno era? Era lunedì, adesso è martedì mattina, insomma. E magari martedì sera si vedrà sto video, speriamo. Mi sono stancato un po' troppo. Comunque vi dicevo, spero di fare altri video un pochino più brevi e più frequenti. Sul caso sicuramente di ci sono anche un altro paio di casi che vorrei trattare. E forse li faccio, insomma, vediamo come mi trovo. Comunque intanto vi ringrazio tantissimo, un grande abbraccio e vi dico alla prossima. Alla prossima!